Cristo per essere qui con noi oggi. Ringrazio i moderatori, il dottor Antonio Marsiglio, dirigente medico presso l'unità operativa di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, nonché presidente del Rotary Club Tricase Campo di Leuca, che ha patrocinato questo evento. Ringrazio la dottoressa Maria Cadia, genetista impegnata nel nostro ambulatorio di genetica medica. Un grande grazie al professor Giancarlo Logroscino, che nonostante i suoi tanti impegni ha accettato ben volentieri di essere qui con noi oggi. D'altronde, parlando di ricerca, non poteva non essere qui con noi e per questo lo ringrazio personalmente. Saluto e ringrazio Giuseppina Annicchiarico. Se oggi siamo qui a parlare di malattie rare è perché la dottoressa Annicchiarico ha fatto delle malattie rare il suo progetto professionale, che ha portato avanti con i risultati che tutti ben conosciamo e di cui avremo ricordo oggi in quello che traccerà come percorso seguito per i risultati raggiunti. Il suo impegno ha permesso di far conoscere le problematiche dei malati rari e bisogna riconoscerle il merito di essere riuscita a risolvere molte problematiche coinvolgendo tutta la regione Puglia. Un anello importante di questa catena nell'ambito del progetto Malattie Rare è Cinzia Morciano, con la quale condivido tante criticità. In regione ormai ci chiamano le Morciano. L'obiettivo di oggi è quello di delineare la possibilità di ottimizzare un modello assistenziale per le malattie rare, rinsaldando l'integrazione ASL e territorio, un progetto in cui crediamo molto e in cui siamo direttamente impegnati. E la prova ne è anche il coinvolgimento della medicina di famiglia. Ringrazio il dottor Accogli, pediatra che voi tutti ben conoscete, per la sua disponibilità e la sua professionalità, e il dottore Bisanti, medico di medicina generale. È data voce alle associazioni con piena libertà di partecipazione, per cui prego i rappresentanti delle associazioni di prenotare l'intervento alla reception, in modo poi da pianificare le loro testimonianze. Prima di dare la parola ai moderatori per dare avvio ai lavori, permettetemi di salutare e ringraziare i dirigenti scolastici, la professoressa Antonella Cazzato del Liceo Commi di Tricase, non so se è presente in sala perché vorrà dare lei personalmente un suo saluto, il professor Mauro Polimeno del Liceo Stampacchia di Tricase. Entrambi i dirigenti sono molto sensibili al collegamento ospedale-territorio, per cui la loro presenza oggi spetta di diritto e noi contiamo sulla collaborazione di voi ragazzi che già durante gli anni del liceo vi apprestate magari a seguire un certo percorso, per cui noi siamo qui per tutto quello che può essere utile a voi per consolidare le vostre scelte di vita. Entrambi appunto hanno sempre mostrato sensibilità collaborando anche con noi per altri eventi. Il dottore Marsiglio e la dottoressa Accadia seguiranno i lavori, ma prima di dare inizio do la parola a Suor Margherita per un saluto. Grazie dottoressa, ben volentieri un brevissimo saluto per dire tutta la mia compiacenza perché siete qui oggi per affollare questa sala per questo importante convegno. E un saluto particolare veramente ai relatori, a tutte le autorità che sono qui presenti, al dottor Rodolfo Ronno Melasela e tutti gli altri di cui la Gina ha avuto analiticamente un pensiero di gratitudine per tutti. Io mi unisco veramente a lei. Però non posso non fare un saluto particolare alla dottoressa Annicchiarico che
ci crede tantissimo in questo percorso delle malattie rare, molte volte ci siamo incontrati, ci segue e insieme a lei, per quel che ci riguarda come ospedale Cardinale Panico, il professor Logroscino e la Gina Morciano, la dottoressa Morciano, che veramente ci crede e dà tutta la sua disponibilità, oltre al lavoro normale, che come sapete lei è una pediatra e è anche una genetista, ma oltre a questo, ecco, dedica, direi proprio a tempo pieno, quando si tratta di malattie rare, noi giriamo su di lei, ecco, tutte le telefonate, tutte le problematiche, e lei sa veramente di sbrigare un po' la matassa di come risolvere, nella misura in cui è possibile, tutti i problemi delle malattie rare. Ecco, io vi ringrazio veramente di questa bella partecipazione, siamo molto contenti che l'ospedale si apra al territorio, siamo qui per quello. E sono contenta della presenza di tanti giovani perché, come voi sapete, questo ospedale ha anche un settore dedito alla formazione e ci crede molto, un po' per carisma della nostra famiglia religiosa, un po' anche per la mission di questo ospedale. Quindi siete veramente voi giovani benvenuti, anche perché questo vi serve, lo dico soprattutto per i ragazzi del liceo, per un orientamento futuro, perché la sanità ha molto bisogno di voi, mancano molti medici, il futuro sta un po' nelle vostre mani e quindi se ci credete nella vita, se ci credete nell'uomo, ecco, potrebbe essere questa un'esperienza che vi aiuta anche a orientarvi per il futuro. Davvero tanti auguri a tutti e buon convegno, grazie. E grazie a Rotary che è questa bellissima. Grazie per l'invito e grazie agli organizzatori, perché qui ci sono alcuni elementi importanti. Teleton ha avuto un ruolo importante sulle malattie rare, perché le malattie rare, lo dico per i più giovani, erano orfane. Orfane sia di ricerca sia di farmaci, perché proprio il concetto di raro non spingeva molti dell'industria ad investire denari per cercare quale poteva essere la causa, quale poteva essere il rimedio. Questo network che è stato fatto a livello nazionale ha consentito di dare spinta con la ricerca, dare una spinta importante, e tante tante cose sono state messe a disposizione dei clinici, sia in termini di diagnostica, e quindi si sono scoperti i meccanismi più, diciamo, più interni, più delicati delle patologie che si vedevano, ma anche delle spinte sull'utilizzo di nuovi farmaci da mettere a disposizione per i pazienti. A questo punto si è visto che poi tanto di raro non c'era, perché tante rarità insieme fanno una popolazione importante, appunto, di pazienti. Ed è questo impegno è stato veramente proficuo e ha dato uno slancio importante, cioè ha fatto capire che tutti quanti i pazienti sono pari davanti ai servizi e conseguentemente ogni sforzo deve essere portato avanti. E conseguentemente ogni anno la loro presenza, ogni anno questa sensibilizzazione non è altro che un rinnovo di un impegno e rinnovo di una, diciamo, proposta di lavoro. Parallelamente a questo c'è stato un grosso sviluppo a livello regionale della rete. Qui avete la fortuna di trovare tanti piccoli uomini e piccole donne che, prese singolarmente, appunto, sono piccole, ma insieme hanno costituito una rete d'acciaio forte che ha portato, diciamo, poi ad avere risultati concreti nelle case, nelle famiglie, sui singoli bambini o su singoli, diciamo, adolescenti che un tempo erano bambini. Reti di servizi che sono delle reti e che devono durare nel tempo. Perché di queste patologie adesso non si guarisce, ma si può avere un benessere che può dare sicuramente una buona autonomia nella vita stessa. Quindi tanti uomini e donne che sono partite come voi con il sogno di poter dare un contributo, e questo contributo è un contributo ormai fattivo, ormai concreto, tanto
che la nostra piccola rete, diciamo, territoriale è collegata con una rete regionale, con una rete nazionale e internazionale, perché proprio attraverso queste congiungimenti, queste sinapsi, diciamo noi, possono essere dati poi i migliori frutti. Qual è, diciamo, lo sforzo? Lo sforzo è quello di migliorare, ampliare, potenziare tutto quanto quello che è stato fatto, e da qui un punto di riferimento è sicuramente Tricase, per proprio le eccellenze che ha all'interno e che mettono a disposizione di tutti quanti quelli che operano nel servizio sanitario, diciamo, le competenze stesse. Dall'altro, la nostra attenzione con la nostra rete dei pediatri di famiglia, la nostra rete delle strutture pediatriche ospedaliere e anche, diciamo, territoriali, per ottimizzare tutti quanti i risultati. Quindi buon lavoro, e un ultimo grazie anche a Rotary, cioè chi fa testimonianza sociale per tutti i giorni dell'anno. Avere un'attenzione per quello che di forte, di bello si realizza sul territorio è sicuramente un segno di successo, oltre che, appunto, come dicevo, di attenzione per il territorio in cui si vive e ci, diciamo, si trova a relazionare. Grazie di nuovo e buon lavoro a tutti. Presta Maria Foto, coordinatrice provinciale Telecom. Buongiorno a tutti. Dottoressa, in questi ambiti molte volte io lo toglierei, perché il dottore, cioè io sono dottoressa di giurisprudenza, ma in quest'ambito io alzo le mani. La Fondazione Telethon nasce dall'idea di una mamma, perché in queste, quando ci sono i casi di malattie genetiche rare, e mi allaccio al dottor Rollo, non ci sono, cioè fino a qualche anno fa nessuno se ne occupava, e quindi Lina Chiaffoni decise, infatti la lasciamo dalla WIM, di andare a bussare a Susanna Agnelli e chiedere perché non facciamo come fanno in Francia e con il Telethon francese, e da lì nacque Telethon. Da lì poi è iniziato a crescere la Fondazione Telethon. In questi 28 anni dalla WILM si è passati ad avere 196 associazioni amiche, perché, come diceva il dottor Rollo, io comunque lo vivo con i miei volontari. Malattie genetiche rare sono rare, però poi sono tante, e quindi anche la rarità della malattia unisce un po' tutte queste persone, perché molte volte per noi volontari, che poi sembra come se vendessimo cioccolata, sembra proprio sembra una cosa astratta, ricerca scientifica su malattie genetiche rare, sembra come se non si, ok, ricerca scientifica non si vede, malattie genetiche rare non toccano nessuno, quindi di che stiamo parlando? Infatti io sono coordinatrice da un anno e sto cercando proprio di contestualizzare il nostro contributo, perché io da quando sono diventata volontaria ho visto che comunque ci sono tanti casi di malattie genetiche rare, tanti volontari che lo fanno perché a loro è stato detto per te l'unica speranza è Telethon, perché comunque per quanto riguarda queste malattie molte volte c'è la ricerca, non c'è dal punto di vista medico. E in questo anno noi comunque abbiamo cercato, coinvolgendo le Morciano, come si dice in questi casi, e la dottoressa Nicchiarico, proprio per fare rete, perché in questo campo se non si va a rete si rimane da soli, e quindi se si cerca di fare rete cresciamo un po' tutti, si conoscono le malattie, si capisce che cosa c'è dietro a quel cuore di cioccolato. Molte volte io sui post dei miei volontari faccio togliere la vendita di cioccolata, perché io dico non lavoriamo per la tafferella, noi siamo volontari di cuore della Fondazione Telethon, noi distribuiamo cuori di cioccolata semplicemente perché noi raccogliamo fondi per la ricerca scientifica. Noi quando diciamo comunque non vendiamo cioccolata non lo diciamo perché a noi non riesce bene, cioè perché comunque in un anno noi siamo arrivati ad essere i sesti in Italia, e quando comunque si
arriva a raggiungere i quasi 80.000 euro di raccolta in un anno, non è che noi ragioniamo in euro, però è quella la punta dell'iceberg dove si vede quanto è durato il nostro impegno. Infatti oggi noi partiamo con la campagna di piazza. Noi siamo presenti su 45 paesi, il territorio salentino è infinito secondo me, cioè ogni tanto scopro paesini nuovi e dici ok, c'è anche questo, e quindi siamo presenti su 45 paesi e già da domani saremo presenti su 45 piazze, quindi significa che il nostro impegno è abbastanza importante. E quindi quando la dottoressa Nocciano mi ha detto di questo convegno, per me sfondava una porta aperta, perché comunque secondo cioè, la sensibilizzazione su questa materia è molto importante, perché molte volte ci è successo anche a parlare a Novoli, dove comunque a me si dice vanno te genere di creare, tocca a me, tocca a voi, non si sa chi tocca, e poi soltanto in una platea di 100 persone c'erano 3 casi. Avevo 5 anni quando ho conosciuto la malattia genetica rara, nasco anch'io con la WIM, io ho un cugino con la distrofia muscolare e io conosco qual è la speranza di sapere che comunque c'è qualcuno che sta pensando a questa malattia, perché altrimenti comunque, cioè, poi molte volte la ricerca non si vede, però poi ad esempio l'altro giorno abbiamo fatto un convegno sulla beta-talassemia. Fino a 30 anni fa un beta talassemico aveva una speranza di vita, che poi mi sembra una parola bella per dire morirai fino a 5 anni, e adesso arrivano anche a 50, 60 anni, quella si vede la speranza. E quindi poi ovviamente la speranza, ogni maratona andava un po' a scemare, poi per quanto riguarda il mio caso la ricerca scientifica non ha fatto in tempo, e infatti per un paio d'anni non ho nemmeno visto la maratona televisiva. Poi quando mi è stato chiesto di votare volontario, per me era una scelta naturale, torniamo a fare delle. E da lì ho conosciuto molti, molti casi. Quando una mamma gli dice io ho sperato di sopravvivere a mia figlia, tu capisci che cosa vuol dire. Capisci con lo sguardo cosa vuole passarti con la volontaria. Quindi quando noi poi passiamo per i venditori di cioccolata, un po' ci dà fastidio, poi comunque alla fine sta sempre là fuori, comunque che la raccolta la facciamo. E quindi per noi è molto importante, sono molto importanti questi incontri, infatti abbiamo anche la diretta streaming proprio per sensibilizzare non abbiamo la diretta streaming? Ce l'abbiamo. Ok, ce l'abbiamo. E stiamo su radiook.it, perché una sensibilizzazione fatta bene, giusta, secondo me serve perché comunque si capisca l'impegno dei dottori, dei medici, dei ricercatori e dei volontari di tutti. Grazie mille. Invito per un breve saluto il professor Carlo Storelli, già presidente del DREAM. Io e Cinzia Morciano facciamo parte del DREAM e riconosciamo al professor Storelli la capacità coesiva di varie associazioni che condividono con l'Università del Salento e alcuni medici dell'ASL, dell'ospedale Vito Fazzi e del Cardinale Panico, un percorso in stretto contatto con il malato raro. Professore. Grazie, solo veramente due parole per dire la soddisfazione di vedere che quello che abbiamo provato a fare, stiamo provando a fare fra l'istituzione universitaria, la ASL e le associazioni, veramente sta incidendo. Noi abbiamo avuto l'opportunità qualche anno fa, tramite l'accordo tra l'ASL e l'università, di creare questo luogo di incontro che abbiamo chiamato
contribuisce alla ricerca e la pratica ospedaliera, nella quale siamo riusciti a mettere, ad invitare e ad accogliere anche tutta una serie di associazioni salentine di malattie rare, che ha dato la possibilità veramente, come si diceva prima, di fare rete, di cominciare ad avere l'opportunità di confrontarsi, di darsi una mano e poter portare il messaggio, che è molto importante, come diceva la rappresentante di Teleton, che non siamo fermi, che siamo attenti e siamo vogliosi di fare tutto il possibile perché soprattutto i giovani vengano coinvolti in quelle che sono le problematiche che tutti i giorni le famiglie, soprattutto le famiglie, hanno il carico di portare avanti. Questa è stata una realtà misconosciuta fino a qualche tempo fa, ma per fortuna in questi ultimi anni, grazie anche alla Regione, come si diceva prima, si sta facendo il possibile per far diventare diciamo, lampante tutto quello che è la problematica riguardante le malattie rare, che sono state a carico, ripeto, soltanto fino adesso sulle spalle delle famiglie, e chi ne ha sopportato il peso sa cosa vuol dire, fra l'indifferenza e tutto quanto il resto della popolazione, ma noi abbiamo fiducia che con queste iniziative si possa, soprattutto coinvolgendo i giovani, noi lo facciamo anche nelle scuole, possibilmente anche da quelle più, diciamo, tra le scuole medie, ma soprattutto tra i licei, perché sono loro quelli che dovranno portare avanti questo discorso di sensibilizzazione e di crescita culturale soprattutto. Grazie. Un breve saluto da parte del coordinatore provinciale Teleton Brindisi e Taranto, Franco Cappelli. Margherita per la consueta disponibilità che
va in controtendenza rispetto a quanto si sente purtroppo nei giornali, telegiornali. Noi abbiamo la fortuna di far fare ai nostri ragazzi alternanza scuola-lavoro nei laboratori clinici dell'ospedale, con risultati veramente ragguardevoli. Io ho il privilegio di rappresentare una scuola che nella solidarietà e nella professionalità ha due punti di forza. Solidarietà perché molto probabilmente noi non abbiamo partecipato a quest'ultimo periodo con la Teleton, però vi assicuro che ad esempio in questo periodo stiamo partecipando con la RIT, stiamo partecipando con la raccolta fondi con l'UNICEF, quindi siamo molto presenti nel sociale, nella solidarietà. Non solo, hanno fatto, devo dare atto ai miei ragazzi, e mi hanno commosso in tal senso. Abbiamo fatto un altro passo quest'estate, noi abbiamo istituito un'orchestra 2 anni fa, e senza che io sapessi nulla, me l'hanno detto dopo, questi giovanotti, con il maestro d'orchestra, sono andati quest'estate, di loro spotte, nelle case per anziani, per fare dei concerti, per far passare a questi signori, queste signore anziane, magari sono abbandonate, 2 ore di felicità, di tranquillità, di serenità. E vi assicuro che è stato veramente emozionante. Dal lato della professionalità, come licei, come diceva la dottoressa Morciano, io e la mia collega qui, come licei abbiamo una responsabilità forte, perché prepariamo la classe dirigenziale del futuro, anche nel campo medico. E in tal senso, come dicevo, Stampacchia, devo dirlo, siamo un passo avanti rispetto a tanti altri licei d'Italia, perché il Ministero l'anno scorso ha scoperto la curvatura medica con l'ordine, in convenzione con l'ordine dei medici. Noi la facciamo da 6 anni, in convenzione con l'università, per fare in modo che i ragazzi arrivino più attrezzati sia per i test, questi benedetti test, sia per affrontare seriamente il percorso universitario. Curvatura medica significa che i ragazzi fanno 50 ore in più per 5 anni, noi abbiamo già quest'anno, ma da 7 anni, 50-60 ragazzi e ragazzine che hanno già la vocazione, vogliono fare il medico. E fanno 50 ore in più durante l'anno per 5 anni rispetto alle ore curriculari, mettendoci dentro tutte quelle cose, quelle cognizioni, quelle competenze che o non fanno durante il percorso curriculare e gli serviranno gli studi universitari, oppure che fanno, ma è opportuno e necessario che vengano approfonditi, chimica organica, una per tutte. E quindi prepariamo i giovani per affrontare il futuro. Un'ultima cosa, molto probabilmente la più importante, quello che noi in scuola vogliamo far passare ai ragazzi è questo: noi diciamo sempre che la cultura scientifica, la scienza, deve essere utilizzata, deve essere sfruttata per gli altri, per tutti quelli che ne hanno bisogno. E questo è il nostro messaggio. D'altronde quello che fanno i medici ogni giorno nei reparti e negli studi professionali. Grazie, grazie per l'invito. Grazie per la... Professoressa Antonella Cazzato del Liceo Comi di Tricase. Buongiorno a tutti. A nome del Liceo Statale Gerolamo Comi e mio, un ringraziamento per l'invito e innanzitutto Suor Margherita e la dottoressa Morciano che sono stati questi, perlomeno in questi ultimi anni, questi 2 anni nei quali ho diretto la scuola, per noi un interlocutore privilegiato. La nostra scuola è non solo sensibile a queste tematiche, ma fortemente impegnata, come dicevo già da anni, ma soprattutto nell'ultimo biennio, sia in una collaborazione continua con Teleton, per effetto, avendolo dimostrato in diverse situazioni nelle quali direttamente nella nostra scuola abbiamo avuto delle sessioni di incontro con gli studenti e con le rappresentanze non solo provinciali di Teleton, ma soprattutto con le testimonianze vive e pulsanti delle problematiche di cui Teleton si occupa, rispetto alle quali occorre veramente una grande sensibilizzazione.
come ho ascoltato prima, questa sensibilizzazione ha modo di essere efficace quando parte molto presto e quindi investe direttamente gli studenti e quelli più piccoli, più giovani, ma soprattutto gli studenti del settore secondario, quindi del settore liceale. Ora, il tema della solidarietà è un tema forte perché investe più fronti, quello medico certamente, quello medico-sanitario rispetto a problematiche anche molto importanti, gravi, che ledono il diritto alla salute, quindi al benessere della persona e che non sempre nel nostro paese trovano, ahimè, giusta attenzione, e quindi le associazioni, le istituzioni, soprattutto quelle medico-ospedaliere, sono impegnate su questo fronte anche a volte a compensare le carenze che il nostro sistema non riesce a risolvere. Allora è importante che le giovani generazioni sviluppino non solo un interesse, quindi anche personale rispetto all'impegno nelle professioni mediche, che certamente è importantissimo, e questo territorio con la presenza del presidio ospedaliero è certamente all'avanguardia, ma sviluppino un'attenzione a tutto campo, anche nel senso della prevenzione. Anche su questo fronte, ecco, ancora il prossimo lunedì, fra due giorni, il liceo Comi ospiterà un medico ginecologo e un dermatologo sul tema della prevenzione oncologica delle malattie sessualmente trasmissibili su un fronte e appunto del derma sull'altro. Ecco, il tema del sostegno al progresso scientifico. Certamente abbiamo tanto bisogno di migliorare su questo fronte e negli esiti della nostra ricerca, e anche a livello locale dell'interesse dei nostri giovani per le professioni medico-sanitarie. Il liceo Comi è sede del liceo scientifico opzione scienze applicate, laddove l'aspetto scientifico, quindi la parte prettamente scientifica di questo settore liceale, particolarmente curato per un'attenzione particolare alle scienze, che naturalmente ha, alla chimica in particolare, con l'utilizzo frequente dei laboratori, che noi impegniamo a sviluppare nei giovani questo amore per la professione medica, di cui sappiamo anche dalle statistiche abbiamo un urgente bisogno, ed è motivo di orgoglio quando i nostri ragazzi si distinguono nella selezione a livello nazionale, non solo dell'accesso alle professioni mediche. Ecco, tornerei sul tema della sensibilizzazione, che mi sembra poi quello prioritario stamattina, quello dell'attenzione alle malattie genetiche rare, che naturalmente per effetto delle problematiche ambientali e di inquinamento, insomma, che non sono strettamente, direttamente legate alla medicina, non diminuiscono, ma ahimè aumentano, si incrementano di numero, e quindi la sensibilizzazione e l'attenzione deve aumentare sempre più. E le scuole sono, come dicevo prima, un avamposto importante, e su questo continueremo a lavorare con impegno e la presenza dei nostri studenti qui e in tutte le situazioni nelle quali siamo coinvolti dimostra che questo impegno sta dando dei buoni risultati. Ci auguriamo che sia sempre più così. Quindi auguro a tutti buon lavoro e che si vada sempre avanti, perché il benessere, la qualità della vita, anche laddove ci sono malattie gravissime, è sempre importantissimo e va salvaguardato, per la parte che è possibile. È evidente che ottenere una qualità di vita molto simile a quella di una persona non affetta da una malattia così importante è praticamente impossibile, però occorre andare nella direzione di migliorarla sempre più, e perché questo si riverbera poi sul benessere della comunità e non solo delle persone. Grazie e buon lavoro con la continuazione. Do la parola ai moderatori per dare inizio ai lavori. Buongiorno, il direttore dell'ASL di Lecce, Rodolfo Gollo, la dottoressa Codo, con
i relatori e tutto il pubblico presente in sala. Il Rotary Club è appena nato, 8 mesi di vita, e fa parte di una rete globale nel mondo che vede 1.200.000 soci circa, e per sua mission deve essere sensibile ai bisogni e alle eccellenze del territorio. Teleton rappresenta una perfetta sintesi di queste due, sia dei bisogni del territorio sia un'eccellenza. Per questo motivo il Rotary Club non poteva non essere sensibile a questa situazione e non poteva non patrocinare un evento scientifico per il quale ringrazio la dottoressa Marciano per la sua operosità e decisione. Buon lavoro a tutti, passo la parola alla dottoressa Cadena. Allora, buongiorno a tutti, è un piacere per me vedere questa grande partecipazione per un tema così raro, però in realtà che riguarda tanti malati. Oggi si parlerà dell'assistenza alle malattie rare, quindi del progetto delle reti, cosa veramente quindi importante per fornire un supporto, dove supportare vuol dire prendere. Vi ringrazio quindi per l'attenzione e per questa grande partecipazione. Non perdo altro tempo e do inizio quindi ai collega per la presentazione del primo relatore. Invito il professor Rodoscino, direttore del Centro per le Malattie Neurodegenerative e l'Invecchiamento Cerebrale dell'Università di Bari e dell'azienda ospedaliera Cardinale Panicoli di Casa. Ci parlerà di soluzioni nella ricerca per le malattie rare. Un evento frequente. Per cui negli Stati Uniti
un paese di 310-320 milioni di persone, nel tempo ci sono 25 milioni affette da malattie rare. Un terzo di queste, che hanno, come sapete, una proteiforme presenza, sono con aspetti neurologici. Vi dico subito che la comunità europea attualmente dei 27 ha una popolazione analoga a quella degli Stati Uniti e quindi abbiamo tra i 25 e i 30 milioni di malattie rare negli Stati Uniti e tra i 25 e i 30 milioni nell'Europa a 27 paesi. Le malattie rare ci fanno capire, ci hanno fatto capire che sono necessari nuovi approcci, non gli approcci medici tradizionali. Per esempio, l'NIMDS ha stabilito un Clinical Research Network sulle malattie rare neurologiche, coinvolgendo circa 100 gruppi di associazione dei familiari o le association o advocacy group. Quindi, come è successo e sta succedendo da noi, un ruolo fondamentale nella malattia rare non ce l'hanno solamente i tecnici, ma i pazienti e le loro famiglie, ed è uno dei primi settori della medicina in cui questo è avvenuto. L'altro dato è che NIMDS ha costituito un Data Management and Coordinating Center che praticamente gestisce dati raccolti in centri diversi per produrre quella massa critica di dati che serve alla ricerca. Quindi qui c'è l'altro elemento. Nessuno, neanche nel centro più avanzato, lavorando da solo, può produrre risultati in questo settore. Quindi c'è una idea cooperativa sia dell'assistenza clinica che della ricerca. Puglia, dal NIMDS, che è situato a Bethesda, a Washington, Puglia. La Puglia non è stata semplicemente una regione, diciamo, che ha visto la cooperazione di piccole forze. Qui, in relazione anche a una visione illuminata di qualche anno fa nell'amministrazione regionale, è stato costituito un coordinamento ad hoc per le malattie rare in Regione Puglia, il COREMAR, che è diretto dalla sua fondazione, dalla dottoressa Nicarico, ha segnato il passo non solo in Puglia, ma ha indicato la direzione a livello nazionale di alcune scelte strategiche, in cooperazione con altre entità e altre forze, in particolare con la Regione Veneto, che è stata il capofila e la prima a percorrere queste strade. Ma in Puglia abbiamo raggiunto dei risultati importanti. Siamo ancora, secondo me, a una fase primordiale del percorso, ma abbiamo stabilito delle linee su cui agire. Allora, quando si parla di ricerca, spesso si fanno chiacchiere. Una delle domande più importanti che si possono fare di fronte a un quadro medico, soprattutto un quadro medico raro, è quanto frequente, perché le malattie rare soffrono molto spesso nella comunicazione del problema dell'eccezionalità. Il singolo caso, ci sono 3 casi al mondo, 5 casi al mondo, questa è una parte delle malattie rare, ma qui abbiamo sentito parlare di distrofia muscolare, di WIMS, di una serie di malattie che sono rare, ma non sono tanto rare. Allora, questo è diciamo, il terreno su cui noi ci muoviamo per la ricerca.
è la malattia che prima ci ha mosso e per cui abbiamo poi ottenuto importanti riconoscimenti, è la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia rara secondo la definizione, ma una malattia che dà 100 nuovi casi di malattia nella sola regione Puglia. Quindi immaginate, ogni anno si ammalano nuovi casi, 100 nuovi casi di SLA, e un quarto circa di questi casi sono stati, si localizzano nell'ASL Lecce. Questo è stato stabilito sulla base di studi, diciamo, inizialmente con primordiali primitivi, ma che hanno addirittura stabilito una scuola nel mondo su come si studia la frequenza delle malattie rare. Quindi, perché è difficile studiare l'epidemiologia di queste malattie, la frequenza? Perché vi è un'estrema variabilità dei fenotipi e della storia naturale. Non ci sono spesso dei criteri diagnostici riconosciuti, non vi sono spesso dei marker biologici, né di fluido né di imaging, e poi c'è il fatto che hanno una bassa frequenza. Vi faccio vedere con che cosa ci confrontiamo. E io confronto una strategia delle malattie rare con la strategia che si fa per malattie neurodegenerative frequenti. Noi ci interessiamo di tutto lo spettro delle malattie neurodegenerative. Vedete, solamente il denominatore, quando si parla di demenza si prende un denominatore di 1000 persone per indicare la frequenza. Pensate che oltre gli 80 anni una persona su 3 ha un disturbo cognitivo che lo porterà a demenza. Mentre vedete, il denominatore quando si vuole parlare di SLA è 100.000 persone, cioè noi abbiamo un asse di riferimento completamente diverso. Questa quindi è la rappresentazione di uno studio per una malattia frequente che affligge molte persone. E che cosa facciamo quando vogliamo saperne il numero? Andiamo in una piccola area geografica e facciamo un survey andando porta a porta, o chiamiamo le persone sulla lista elettorale. E i medici visitano le persone, i ricercatori, e abbiamo bisogno di poche persone, dalle 1000 alle 10.000 persone. E ci sono svariati studi, e noi ne stiamo facendo uno di questi. Il nostro si chiama Greitage Castellana, ma ci sono svariati studi in Europa che studiano le malattie frequenti. Invece le malattie rare, c'è una persona solamente in mezzo a tantissime persone. Quindi come facciamo a sapere quanto è frequente quella malattia? Non possiamo, come nel caso precedente, andare in un luogo piccolo e visitare tutti, sarebbe impossibile. Allora la strategia è diversa e noi, diciamo, abbiamo in parte contribuito in maniera sostanziale alla strutturazione di questa strategia. Si prende un'area geografica larga, con una popolazione sorgente di milioni di persone, e si lavora sul network delle facility in cui si fa la diagnosi. Ci si basa sulla diagnosi di malattia che viene fatta in questi facility e si struttura un registro. Qui voglio sottolineare il fatto, e questo soprattutto per chi è presente e fa parte della struttura amministrativa della ASL o della regione, come ci si debba basare sul lavoro collettivo, quindi andando porta per porta, bussare ai singoli primari e chiedere: ti vuoi mettere in questo network in cui ci si contribuisce semplicemente segnalando i casi? E qui c'è il grande problema: convincere persone che sono abituate a vivere la propria istituzione come il terreno del proprio dominio
anche se povero, io li chiamo i contadini padroni del singolo campo con un ulivo affetto dal sirena, e c'è un problema culturale, lavorare insieme è difficile, e questo tutta l'esperienza dei registri e del Coreman ce lo insegna. L'altro aspetto è un aspetto culturale, perché per fare parte di questi network cooperativi bisogna fare la diagnosi secondo i criteri internazionali, bisogna confrontare la propria capacità diagnostica. E lì c'è un problema di ritrosia ad esporre la mancanza di cultura, che poi sono i pazienti stessi che ci aiutano a capire. Perché dico, questa è una cosa che interessa chi sta nella struttura amministrativa? Perché la struttura amministrativa della regione o delle AS deve spingere le persone a cambiare cultura e a mettersi in queste consociazioni. Noi con un progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute e con la sponsorship dell'assessorato alla salute di Regione Puglia abbiamo enormi difficoltà a lavorare con questa metodologia in cui io personalmente vengo chiamato in tutti i luoghi del mondo, recentemente in Cina, per strutturare questo tipo di approccio. Mentre paradossalmente in Regione Puglia, dove abbiamo fatto queste cose negli anni 90, oggi è paradossalmente molto più difficile. Quindi che cos'è un registro? È semplicemente la registrazione di tutti i casi di una particolare malattia o di qualche altra condizione rilevante. Questa è la parte fondamentale in una popolazione definita geograficamente. In questo scenario è chiaro che si cambia prospettiva, perché non si può lavorare da soli, perché non è basata sulla singola abilità del singolo clinico, del gruppo di clinici che lavora nel centro di eccellenza, ma è basata sulla capacità di portare all'interno del registro tutte le persone che rispondono al fenotipo di malattia. Quindi molti anni fa, io lavoravo ancora al Policlinico, si è strutturato lo SLAP, sclerosi laterale amiotrofica Puglia. SLAP in inglese significa schiaffo, perché questo approccio è uno schiaffo alla palude dell'assenza della cultura, perché fare ricerca, e questo mi collego a molte cose dette prima, non è fare chiacchiere, è produrre dati riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale e che portano alla pubblicazione di lavori che tanto vanno in più su giornali importanti, tanto maggiore è il riconoscimento. Queste sono cose strutturali di cui io parlo qui, perché qui non mi riferisco all'ospedale Panico, ma in generale al sistema paese, questi elementi sono poco riconosciuti o conosciuti. Quindi quando noi facciamo un lavoro di questo tipo non mettiamo solamente in rete le venerologie, quindi parlando di Alto Salento, Panico, Casarano e Vito Fazzi, ma cerchiamo di riferirci a tutto il mondo di servizi che ruota intorno alla malattia, quindi anche il care istituzionale, il secondary care, per esempio il passaggio dei pazienti di SLAP attraverso strutture che si interessano di nutrizione, fino all'approdo terminale che è quello delle strutture che sono presenti in molti paesi, e noi ne abbiamo la fortuna di avere qui le strutture che fanno cure per fine vita e cure palliative. Quindi in questi sistemi sono immesse strutture mediche e strutture non mediche del territorio e di fuori del territorio, perché in Italia esiste un fenomeno
che è quello della migrazione sanitaria. Ne sentiamo parlare dagli amministratori solo in termini economici. Il problema della migrazione sanitaria è un problema di strutture, ma innanzitutto di persone, perché i pazienti fanno certi percorsi perché a volte le strutture non hanno credibilità sufficiente nelle persone per raccogliere la fiducia dei cittadini. E questo è un fatto da cui non si può prescindere sia quando si fa assistenza clinica sia quando si fa ricerca. E devo dire che esiste un altro fenomeno che è culturale, che i cittadini pensano che quello che sta a 500 km a nord sia meglio di quello che sta a sud, ma la cosa più divertente è che lo pensano molti medici, per cui noi ci troviamo di fronte a pazienti con SLA che vengono mandati a Torino dal professor Chio o a Milano dal professor Sirani, da chi? Da neurologi dell'ASL Lecce. Poi per fortuna noi abbiamo una credibilità di comportamenti che dura da anni, per cui i primi che dicono: ma voi che siete venuti a fare qui, quando avete un centro di riferimento internazionale per la SLA? Quindi queste sono le cose paradossali che noi abbiamo fatto degli interventi molto elogiativi, ma io devo sottolineare qual è la realtà delle cose. Quindi raccogliamo questi casi dai dipartimenti di neurologia, delle unità di neurofisiologia, dai neurologi del territorio. E come ho detto gli aspetti negativi, devo sottolineare l'aspetto positivo. Noi abbiamo un rapporto eccezionale con i neurologi, geriatri e psichiatri del territorio che ci inviano e a cui noi rinviamo i pazienti per approfondimenti diagnostici. Quindi questo vuol dire che nella nostra attività noi abbiamo conoscenza di tutte le sorgenti possibili dei casi nelle aree di interesse geografico nel Salento, e l'informazione ci viene da personale tecnico ma anche direttamente dai pazienti. Questo tipo di approccio in Italia, che è stato fatto in Puglia, è stato fatto anche in altre due regioni. Una è la Lombardia, in grossa parte della Lombardia con eccezione delle province di Milano e Mantova, e uno è il Piemonte e l'Alta Aosta. E i due progetti hanno poi dato luogo ad un sistema che ha portato i ricercatori italiani a promuovere un progetto europeo denominato EURALS, Europe ALS, sclerosi laterale amiotrofica, in coordinamento con ricercatori inglesi, irlandesi e successivamente si sono aggiunti ricercatori francesi e olandesi nel progetto Euromoto, che è stato il progetto successivo. Allora, dicevo la domanda iniziale: quanto è frequente questa malattia? La risposta che viene dai dati nostri, simili ai dati europei, io ho gestito i dati europei, è questa, che ci sono due, adesso rispetto alle stime più recenti, più vicino a 3 ogni 100.000 abitanti, che la malattia è un po' più frequente negli uomini. Ma questo è il dato importante. Fare ricerca bene significa cambiare le verità. Quando io ho studiato medicina e se vedete i testi di medicina, c'è ancora scritto che la SLA è una malattia delle persone giovani adulte. Gli studi di popolazione hanno cambiato questa idea. La SLA è una malattia che ha il suo picco di incidenza intorno ai 75 anni. Quindi vedete come la pratica della ricerca, che parte da un setting medico,
in pratiche riconosciute e diciamo cooperative tra ricercatori addirittura di nazioni diverse permettono di cambiare la conoscenza di una malattia rara. E questi sono risultati importanti non solo per la frequenza e per le caratteristiche cliniche della malattia, ma se noi non siamo capaci di definire il fenotipo di malattia, non abbiamo alcuna possibilità di giostrare sul problema delle cause di malattia. E quindi questo è un risultato importante. La SLA ha la stessa o simile conformazione a una malattia di cui si riconosceva il ruolo dell'invecchiamento da decenni. E poi abbiamo imparato una cosa altra, fondamentale, e questo è un lavoro che io ho fatto insieme al professor B del Maionetti di Milano, in cui le SLA possono essere o a origine vulvare o a origine spinale. Si è capito che la differenza di sesso è dovuta al fatto che le SLA spinali sono molto più comuni tra gli uomini e le SLA spinali sono probabilmente quelle in cui i fattori ambientali, forse relativi a o a ruoli occupazionali o ai traumi, anche secondari ruoli occupazionali, o alcune specifiche delle attività che differenziano i due sessi, possono essere importanti. Quindi vedete che questo stupro di studi ci fa entrare nelle caratteristiche fondamentali delle malattie. Ma la ricerca non è un fatto solitario, è un fatto che implica l'arrivo di conoscenza da varie aree. Allora, quello che è successo nel 2011 è stata la scoperta di un gene, SINAINOF72, che accomuna la SLA, una malattia del motoneurone, e la demenza frontotemporale, che è una malattia completamente diversa. Ma tra il 50 e il 60% dei casi familiari di demenza frontotemporale, una malattia fortemente genetica, e circa il 30% dei casi familiari di SLA sono determinati da questo gene che è stato, tra parentesi, scoperto da Brian Traynor, che è il secondo autore del paper qui ho ridotto sulla frequenza della SLA. Quindi connessione tra mondi diversi. E noi, interessandosi di neurodegenerazione e avendo quest'ottica di guardare lo spettro di malattie che derivano da neurodegenerazione del cervello, abbiamo sempre guardato gli aspetti periferici nelle malattie centrali e viceversa. Siamo stati e siamo attualmente tra i pochi al mondo che nello stesso territorio, e siamo gli unici al mondo, che nello stesso territorio hanno fatto raccolte epidemiologiche sia per la SLA che per la demenza frontotemporale. Non entro nei dettagli, ma fare diagnosi di demenza frontotemporale non è una cosa semplice. Vi sono forme comportamentali che assomigliano ad una malattia psichiatrica e forme che colpiscono il linguaggio come fatto primario e quindi è tutt'altra malattia. Tradizionalmente anche queste venivano considerate malattie dell'età giovane, adulta, e sono malattie ed è una malattia rara. Le sfide di fare diagnosi di FTD sono ancora più alte di quelle di fare diagnosi di SLA, perché implicano una competenza che non è presente facilmente e che noi abbiamo costruito sia dal punto di vista della clinica neurologica che dal punto di vista della neuropsicologia, in particolare costruendo un settore di neuropsicologia del linguaggio nel corso di diversi anni. E quindi insieme al gruppo della professoressa Borroni, che è un gruppo che fa ricerca
in settori analoghi al nostro sulla foto temporale, abbiamo costituito un registro nord-sud, Brescia-Lecce, provincia di Lecce, provincia di Brescia, con l'obiettivo di studiare la frequenza e le caratteristiche di malattia. Le logiche sono le stesse. Tenete presente che gli abitanti della provincia di Lecce sono circa 800.000, quelli della provincia di Brescia un milione, poco più di 1.200.000, quindi avevamo due aree geografiche con una popolazione di riferimento di 2 milioni. E in questa ricerca abbiamo similmente intercettato da noi tra le due entità circa 80 casi in un anno e abbiamo costruito un grafico che ci fa capire come anche in questa malattia le età più avanzate non sono esenti e stranamente soprattutto nelle forme comportamentali. E la cosa interessante è che due equip che lavorano in due posti distanti ma con la stessa metodologia abbiano raggiunto risultati identici. Non c'è differenza di sesso in questa malattia, il rischio è uguale per gli uomini e per le donne. Però queste sono le cose che a un ricercatore danno soddisfazione. Quindi abbiamo visto due entità diverse raggiungono gli stessi risultati, ma confrontandoli con uno studio analogo in Inghilterra, l'unico pubblicato con criteri moderni analoghi ai nostri, vedete come le curve di incidenza rispetto all'età si sovrappongono perfettamente. Quando si studia in maniera seria una malattia che ha un forte aspetto biologico, vedete, i risultati devono essere ripetibili in posti diversi. Ed è la stessa cosa che succede paradossalmente quando si fa ricerca di laboratorio. Prima mi sono fermato a parlare con il professor Berri dell'Università del Salento, che è un esperto di laboratorio, però nell'uomo che secondo me, e lo dico con enfasi, è molto più difficile da approcciare, se le cose vengono fatte bene si hanno risultati sovrapponibili. Allora, questa è la rete dei rapporti istituzionali, internazionali che noi abbiamo e quello che voglio sottolineare è che in molte di queste realtà noi non siamo ancelli di altri, ma conduciamo e siamo leader di progetti di ricerca. Metto questa slide di passaggio ad un'altra attività che noi facciamo. Noi siamo parte del Global Burden of Disease. In termini di finanziamento della ricerca, questo è lo studio più costoso della storia della biomedicina e ci ha dietro la Banca Mondiale come sponsor, ma soprattutto Bill e Melissa Gates Foundation, e io sono nella core che dirige la parte neurologica. E qui abbiamo avuto, lavorando diversi anni, un grande risultato che poche settimane fa è stato pubblicato il lavoro sulla frequenza di questa malattia in tutto il mondo e noi siamo stati il gruppo che insieme a quello che ha sede all'Università di Washington con sede a Seattle abbiamo condotto la ricerca che è stata pubblicata sul giornale più importante di neurologia, il Lancet Neurology. E sottolineo che è scritto Pia Fondazione Cardinale Giovanni Panico. Quindi un grande risultato e sono sicuro, e io ne parlo spesso, non so come Margherita, di queste cose, che il Cardinale Panico, che era un uomo del mondo, che aveva attraversato, quando andare da una parte all'altra del mondo non era semplice, era stato nunzio apostolico in Australia, qui negli Stati Uniti, era un uomo del mondo, aveva pensato di portare qui, dove non c'era l'acqua e il pane, una struttura medica avanzata. Noi, in maniera molto umile, stiamo facendo un percorso.
posso andarlo per portare la medicina del futuro qui, con un accoppiamento sostanziale di ricerca e di clinical care, di assistenza di grande qualità. E questa è l'immagine sempre presa da quel lavoro, in cui si vede che c'è una distribuzione disomogenea della malattia, che è presente molto più elevatamente nei paesi dove da un lato è prevalente la razza caucasica e dall'altro sono i paesi ad alto income. Però questo dato è contraddetto dalla bassa prevalenza in paesi tipo il Giappone o parte della Cina, che adesso si colloca in questo range, dove la malattia, nonostante gli alti livelli di income, è a bassa frequenza. Il che vuol dire che forse vi sono componenti genetiche che sono, o aumentano il rischio o sono protettive e sono legate alle quelle che tecnicamente si chiamano ancestry, ovvero alla genetica di popolazione. Ma noi non andiamo solo nel mondo, perché siamo qui nella Fondazione Panico e qua è il cuore della nostra attività e di tutti noi. Quindi qui facciamo clinica. Nel nostro settore un aspetto fondamentale, e questo è il problema di tutte le malattie neurodegenerative, ma soprattutto delle malattie neurodegenerative rare, è che facciamo diagnosi troppo tardi. Quindi noi vogliamo anticipare la diagnosi. Qui è un esempio su Alzheimer, che non è una malattia rara, non è una malattia frequente, ma analoga slide avrei potuto fare sulla demenza frontotemporale. La ricerca ci ha fatto capire che tutte queste malattie frequenti e rare del cervello sono favorite dai processi di invecchiamento, come abbiamo dimostrato anche noi, ma derivano dall'accumulo di alcune sostanze come queste, ecco, che si accumulano nel cervello e fanno morire aree specifiche, quindi perdita di funzioni specifiche. E possiamo attribuire a 6 alterazioni dei processi di metabolismo proteico tutte le malattie neurodegenerative, frequenti e rare. Allora, per lavorare in un centro terziario, come noi abbiamo l'ambizione di essere, dobbiamo attivare nuove procedure diagnostiche che non siano basate solo sulla clinica. Ed è il problema per cui noi creiamo problemi, perché abbiamo bisogno di un'equipe di neuropsicologia, di tecniche di laboratorio avanzato, di tecniche di imaging avanzato, sia di radiologia che di medicina nucleare, nonché di altre attività. E per esempio, quando io sono arrivato qui, facevamo la diagnosi con i neuropsicologi, con la dottoressa Barulli, solamente basata su dati clinici, perché sia l'assessment neurologico che quello neuropsicologico sono dati clinici. Invece, per anticipare la diagnosi, è utile utilizzare dei biomarker di fluido, e quindi in questa direzione ci siamo mossi, e attualmente noi siamo in grado di catalogare, prendendo un po' di liquor e mettendo su il sistema, che speriamo di estendere markers sempre più specifici delle malattie neurodegenerative, e per questo stiamo espandendo il pannello, siamo in grado di classificare i soggetti in maniera puntuale. E quindi abbiamo costruito un laboratorio di biomarkers, questo è il grosso merito della dottoressa Zecca e del dottor Brescia, che ci ha aiutato nei percorsi, per cui noi attualmente al Panico di Tricase abbiamo la capacità tecnica
migliore in Italia, forse superati solamente dal Vesta per un problema di approvvigionamento di nuovi markers, costruendo questo percorso, se ricordo bene, dal giugno 2012, quindi in 6 anni, contro istituzioni ampiamente finanziate da Teleton e simili come Vesta, che hanno un curriculum che risale all'inizio degli anni 70. E poi le nuove tecnologie, in particolare abbiamo lavorato con la risonanza per Tesla, che siamo riusciti a portare qui su un progetto speciale col Ministero della Salute e grazie al supporto finanziario, all'impegno finanziario della Fondazione, come sua Margherita giustamente ribadisce. E speriamo di portare a breve la TED, che è la conclusione, ma noi attualmente abbiamo un patrimonio spaventoso, per cui abbiamo circa 2500 pazienti con neurodegenerazione, di cui abbiamo le immagini fatte con un protocollo. Tutto questo, grazie anche allo sforzo del primario della radiologia, dottor De Blasi, crea un patrimonio che è addirittura appetito da chi fa imaging industriale. Per cui noi stiamo mettendo su un sistema di elaborazione dei dati e abbiamo addirittura nella nostra equip un fisico, perché questo tipo di immagini e questo tipo di dati non possono non essere analizzati anche con l'aiuto di un fisico e di una serie di conoscenze, per cui noi addirittura stiamo portando una company privata specializzata in lettura di imaging che in connessione con il nostro fisico e i nostri radiologi permetterà di utilizzare questo immenso patrimonio. Chiaramente queste sono cose che io racconto in pochi minuti, ma richiedono procedure sia di finanziamento, perché niente viene di serio viene fatto senza soldi, sia burocratiche, vedo qui la dottoressa Coluccia che ci aiuta in questi difficili percorsi, non semplici. Quindi il futuro è avere la PET con i traccianti specifici per le sostanze che sono nel cervello, dall'amiloide alla tau, adesso le sostanze tipo infiammatorio, e quindi abbiamo la possibilità già adesso, ma che sarà rafforzata in futuro con la mente, di avere markers di neurodegenerazione o di deposizione specifica. Quindi sui biomarkers ci sono tutta una serie di potenzialità, per cui la dottoressa Zecca, che sa che io la sigo e gli dico: ma come mai il neurofilamento non è ancora partito? Come mai la neurogranina, perché abbiamo bisogno di markers del danno sinattico? E qui noi speriamo sempre che la Fondazione ci aiuti nel costruire questi percorsi. E poi l'altro settore che è stato messo su, quando un paziente con malattia rara o con malattia a prognosi negativa ha la diagnosi, quello è un momento drammatico, perché gli dobbiamo anche dire che non c'è una terapia efficace. E la successiva domanda è: ma voi fate sperimentazione farmacologica? Perché i pazienti con malattie a prognosi in pausa vogliono entrare nel circuito dei trial sperimentali. Perché spesso in passato noi dovevamo rispondere: non facciamo nessun trial. Perché? Perché chi spende $1,5 miliardi per avere una nuova molecola, 5 o 6 entità al mondo solamente possono avere queste risorse finanziarie, con una progettualità di 10 anni, crede che queste sperimentazioni siano possibili solo, giustamente, in istituzioni che abbiano un alto grado di credibilità. Per cui, ed è il motivo, in Italia non si fanno queste sperimentazioni. Noi attraverso un percorso faticoso e doloroso abbiamo costruito queste
questa credibilità a livello internazionale e abbiamo, prestiamo adesso molti trial e c'è un settore, questo devo ringraziare la dottoressa Capozzo che ha accolto con entusiasmo la mia sfida, cioè quella di mettere su un settore specifico e noi attualmente conosciamo trial di malattie frequenti come questo qua, il trial di Adecano, ma il trial più importante al mondo sulla malattia di Alzheimer, ma sulle malattie rare, tipo la demenza a coppi di figli, una malattia disconosciuta, una malattia rara, secondo me rara solamente perché non viene diagnosticata, ma noi abbiamo portato qui il primo trial della storia della medicina su questa malattia e siamo stati scelti da Axovant, un'azienda californiana, tra moltissime possibilità, perché è chiaro che fare un trial, se si decide di farlo in Italia, è molto più facile farlo a Milano o Brescia che applicarsi verso la punta del campo. Eppure noi, su questa malattia rara, e questo lo sottolineo per tutti, per Teleton, ma anche per la dottoressa Panichiatrico, siamo stati i primi in Italia e in Europa per capacità di arruolamento. E l'altro aspetto, i primi per qualità. Chiaramente questi percorsi non si costruiscono così, ma si costruiscono attraverso faticosi approfondimenti culturali, realizzazioni di procedure che siano standardizzate e ripetibili, cioè tutto il contrario della retorica della brava persona e della buona volontà, perché molti dei miei collaboratori stanno qui fino alle 10 di sera e spesso hanno l'incubo di avere mie telefonate o mie per chiedere questo è a posto, questo non è a posto. Però solamente l'importazione di un modello di questo tipo, che un modello di lavoro può portare a questi risultati, e questo è un modello che io ho imparato nei miei 11 anni negli Stati Uniti, chiaramente in istituzioni di grandissimo prestigio. Altra malattia di cui stiamo facendo il trial sono la SLA, due trial di cui uno già partito e uno in corso di attivazione. E ultimo settore, ma non ultimo per importanza, soprattutto per il ruolo decisivo che ha la clinica, e questo è il merito della dottoressa Barone e del dottor Iacolucci, che è un ottorino di recente arrivo qui al Panico, di grandi capacità, che insieme alla dottoressa Barone hanno messo su questo ambulatorio della nutrizione e della deglutizione in neurodegenerazione, perché questo è un aspetto fondamentale, è presente ad un passaggio soprattutto nella SLA ma anche in altre malattie neurodegenerative. Tutto questo ha dato luogo a un riconoscimento formale attraverso accordi di clinicizzazione con l'università, ed è il motivo per cui io sono qua, perché io sono professore dell'Università di Bari, e del riconoscimento del centro con decreto regionale che ci riconosce centro di eccellenza unico per le malattie neurodegenerative, incluse la SLA e altre malattie neurodegenerative rare. Ed è stato un grosso successo e il riconoscimento di un lavoro importante per noi, ma penso innanzitutto per l'istituzione Panico. E anche qui c'è un lavoro burocratico enorme di fattura e di preparazione dei documenti. E qui devo ringraziare il dottor Musino, che ha una capacità di forgiare nella maniera migliore documenti che viaggiano a livello istituzionale, di regione, di ministero, ma la cosa più eclatante, noi abbiamo accordi istituzionali con istituzioni straniere e gli accordi che propone per via documentale il dottor Musio vengono sempre accettati e riconosciuti. E allora qua dove siamo? Nel fatto che avendo fatto trial di
fase 2 e fase 3, forse siamo maturi per sviluppare in questo settore un'istituzione che faccia traia di fase 1, cioè quella del passaggio dal bench e dal laboratorio animale nell'uomo, che chiaramente richiede tutta una serie di passaggi legislativi e istituzionali importanti. Chiaramente noi stiamo lavorando per la creazione e implementazione di un centro dedicato quindi ai clinical trial, stiamo lavorando per la creazione di una piattaforma web integrata per la gestione dei dati e dei pazienti, questo a servire innanzitutto la clinica più adeguata e poi i nostri programmi di ricerca. Abbiamo, e questo è un progetto che facciamo in sintonia con la Fondazione San Raffaele di Milano, la costruzione di una diagnostica neurofisiopatologica ed neuropatologica per le malattie neuromuscolari, e chiaramente tutto questo viene integrato nella sarà integrato nella formazione di una biobanca e in tutta una serie di attività connesse. E questo quindi è un luogo di eccellenza, di sperimentazione della nuova medicina. Si parla di medicina personalizzata o di medicina di precisione, che è un termine molto di moda e spesso nasconde, diciamo, molte genericità. A noi non piace essere generici. L'obiettivo fondamentale è non dare la stessa terapia per una malattia a tutti, ma dare la terapia giusta per una persona individualizzata con tutti gli strumenti di avanzamento clinico che abbiamo definito. Solamente qui, e questa è la specificità delle malattie rare, non possiamo fermare i pazienti in Puglia se non abbiamo strutture adeguate a fare le diagnosi e a trattarli. E questa è sempre stata la filosofia che ha mosso il Coreman, però anche le istituzioni che fanno politica o quelle che amministrano gli ospedali devono capire che i driver della cura poi secondariamente della ricerca sono i pazienti, e i pazienti hanno dei loro percorsi. Non avere le strutture adeguate a fare diagnosi e indirizzarli nella loro giusta significa farli perdere tempo. Allora, o noi ci mettiamo in questa logica o andiamo nella direzione di non evitamento della navigazione dei pazienti. Ci vogliono due aspetti, tecnologia e uomini o donne dietro le tecnologie, perché le tecnologie da sole non servono a niente. Abbiamo letto tutti sui giornali che addirittura la Regione, e penso che sia patrimonio di tutti, ha mandato un'ispezione perché le liste delle medicine nucleari del Policlinico sono vuote. Ora, indipendentemente di quale sia il motivo, lì è stata fatta un investimento per nuove macchine di 39 milioni di euro. Quindi ai grandissimi investimenti può rispondere un miglioramento dei servizi, e questo lo dico agli amministratori, dico sia della cosa pubblica sia degli ospedali, solamente se ci sono anche uomini preparati ed adeguati. Quindi di qui il Tecnopolo. Il Tecnopolo è il più grosso grant della storia dell'Università di Bari. Attualmente sono stati finanziati 28 milioni di euro per la ricerca, ma non la ricerca così, la ricerca che faccia cambiare l'assistenza in Puglia. Questa è la cerimonia della firma, io sono il principal investigator di uno dei due bracci applicativi che sono oncologia e neuroscienze, e qui
Quindi questo concetto porterà un flusso di denaro inusitato in questo territorio e di questo dobbiamo essere grati a una grande iniziativa del CNR, sia delle nanotecnologie di Lecce, Nanotech in particolare del professor Gilli, con cui ho condiviso un percorso di 2 anni e mezzo di riunioni di progetti, il governo precedente che ha dato nell'agosto 2017 una parte sostanziale della liquidità, e infine Regione Puglia che si è assunta l'onere di dare una spinta fondamentale. Quindi ricerca non così, ma legata al miglioramento della cura. E vedete qui alcuni attori che sicuramente riconoscerete, e riconoscerete sicuramente Suor Margherita in un ruolo protagonista a questa firma, forse riconoscete quest'uomo più massiccio e grande con la barba, il presidente di Regione Puglia, Michele Emiliano, probabilmente pochi di voi conoscono la persona a sinistra di Emiliano. La persona a sinistra di Emiliano è il presidente della più grossa istituzione di ricerca italiana, il CNR, il professor Inguscio. Poi chiaramente riconoscete la dottoressa Capozzo, vicino a Suor Margherita, e alla destra della dottoressa Capozzo c'è il mio co-partner in questa difficile strada, che è il professor Gigli, direttore di Nanotech di Lecce. Attualmente, mi ricordo a Suor Margherita, chiaramente di fronte a un investimento di 28 milioni di euro per soli 4 anni, c'è un assalto, quello che io ho chiamato, parlando con il professor Verri, un assalto alla diligenza. Quindi noi non solo siamo possibili beneficiari di parte proprio per il percorso che vi ho fatto vedere, perché la mia chiamata a essere PA di quel progetto deriva da questi percorsi, che sono percorsi di altissima qualità, non per l'Italia, ma per il contesto della ricerca mondiale. Quindi noi siamo di fronte a una sfida per due motivi. Primo, perché abbiamo tanto di riflettori addosso. Secondo, perché saremo legati ad un scadenzario di risultati. E su questo il professor Inguscio e il presidente Emiliano sono stati chiari e netti. Il progetto avrà un ulteriore finanziamento per altri 6 anni, alla fine dei 4 anni, con ulteriore espansione economica se otteniamo i risultati. Ora, concludo con questa slide, chiaramente tutto il mio lavoro è grossa parte il merito di questo gruppo di persone giovani, o diciamo quasi giovani, che lavora con me con grande entusiasmo e con grande dedizione. Però devo dire, e mi rivolgo a Suor Margherita, dobbiamo fare una riflessione. Alcune delle persone che sono in questa slide non lavorano più con noi, per motivi personali, per motivi di certezza del futuro. Come ho detto prima, senza le persone non si va da nessuna parte e noi abbiamo urgenza di avere persone di grande capacità che siano in questo percorso. Noi sentiamo dalla politica che governa in questo momento che uno vale uno. Uno vale uno quando si va a mettere il voto, ma sicuramente in percorsi di alta qualità della cura e della scienza, uno non vale uno, ma costruire persone che abbiano quel tipo di competenze per lavorare a questo livello è un percorso che dura anni e che non possiamo permetterci il lusso di disperdere così. Quindi questa è la nostra capacità, questi sono i nostri obiettivi e questa è la nostra emergenza. E questo è il mio messaggio finale, e chi ha orecchi per intendere, dagli sponsor della ricerca a chi dirige le strutture pubbliche tipo
collegata a chi dirige grandi istituzioni come la Fondazione Panico, ognuno deve avere un ruolo in questa emergenza, ma non un ruolo tra qualche anno, un ruolo adesso e nei prossimi mesi, perché quella che abbiamo accettato è una grande sfida e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarla. Grazie. Ringraziamo il professor Rogoroscino. Passiamo al secondo relatore, la dottoressa Annicchiari, coordinatore del COREMAL, coordinamento regionale malattie rare. Buongiorno, buongiorno a tutti, per me è veramente una felicità quella di oggi. Perché felicità? Perché in questa città ho visto l'infinito, ho visto il mare, ho visto sorgere il sole, insieme a mio marito, allora eravamo giovanissimi, e piuttosto che guardare la terra che stava a nord, guardavamo il mare, che era il nostro infinito e che... Ecco perché ringrazio Danilo, ringrazio anche oggi per avermi accompagnato, perché in questa difficile vita un po' itinerante è complicato essere sempre dappertutto. È così che nasce la ricerca, è così che nascono le reti, è così che nascono le evoluzioni di un paese. Essere giovani e intravedere il proprio futuro. Futuro in qualche modo segnato. Avevo appena 30 anni ed non ero ancora una giovane pediatra. È così che la vita cambia quando ti nasce un bambino con una malattia rara, un'epidermolisi bollosa, e quando hai sognato, come il prof che è diventato nostro grande amico, hai sognato di andare a studiare, avevo il curriculum per farlo, andare a percorrere nuovi lidi, e la nascita di un bambino ti cambia la vita e ti spinge a dire le cose le potremo fare qui. La giornata di oggi è iniziata con il racconto di come nasce Teleton. Teleton nasce da una madre che chiede, e la rete malattie rare in Puglia è nata grazie ai miei figli, a cui dedico continuamente tutto questo lavoro. Vedete, se ci guardiamo indietro, ho preparato questa diapositiva riassuntiva veramente veloce per voi. Negli anni 90, non che non ci fosse nulla, c'erano già grandi competenze, ma erano isolate, nessuno le conosceva. All'inizio di questo lavoro spesso utilizzavo il labirinto come espressione della difficoltà dei genitori ad orientarsi, della difficoltà delle famiglie a reperire cura. Eppure come giovane medico ero consapevole del fatto che noi avessimo tantissime intelligenze, ma le intelligenze bisogna guidarle, devono essere sostanziate da piattaforme organizzative capaci di definire i percorsi degli ammalati. Ed ecco perché doveva essere il 2002, quando ho presentato alla Regione Puglia il progetto che poi è diventato programma, perché questo è oggi la rete malattie rare in Puglia, già allora segnalai l'opportunità di avere come obiettivo i percorsi delle persone, dei bambini e delle persone con malattie rare, ma come obiettivo intermedio il percorso dei medici, il percorso dei ricercatori all'interno delle nostre organizzazioni. E questo amore antico per Trecase mi ha spinto da sempre a sostenere un'alleanza che nasce con le donne,
nasce con le donne di qui, con Gina Marciano, mia compagna di corso, con cui cominciamo ai tempi in cui non c'erano i computer, le videochiamate, i cellulari, ma c'erano dei telefoni. Cominciamo a curare i bambini di questa zona del Salento, che è a sud del Salento, attraverso le telefonate. Già allora avevamo capito che bisognava ridurre i viaggi delle persone, che per le famiglie di qui arrivare fino a Bari non era facilissimo. E quindi è grazie all'alleanza con queste donne, con Gina Marciano, con Suor Margherita, che ha creduto in questa attività, e poi con le donne che ancora oggi ci sostengono, la dottoressa Cinzia Marciano la dottoressa Capozzo oggi, che è quella che conosco per la parte clinica dell'assistenza ai nostri malati. E su questa rete, questa volta una rete che nasce dal basso e che si consolida con le donne madri che intravedo in platea, vedo l'associazione dedicata al Down, che non è più malattia, tra le malattie rare in realtà i numeri delle persone con Down in Puglia è inferiore a quelle di SLA, lì c'è un problema o una discussione di ordine etico da condurre, ma insomma questo non è il momento. Ma insomma è stato le donne di che mi hanno sostenuta in questi anni sono quelle che hanno fatto nascere una rete ben radicata, e questa è l'energia della rete che è nata in Puglia a sostegno delle malattie rare. E se considerate che all'inizio non si sapeva chi facesse che cosa, beh, qui sono elencate non tanto le delibere ma quanto le azioni. Siamo passate dall'individuare chi in Puglia facesse che cosa nell'ambito di sanità pubblica o pubblico convenzionata, e qui nell'IRCS, insomma, abbiamo cominciato a censire esattamente i luoghi in cui venivano curate quali malattie. È nata poi nel 2004 e poi rivisitata nel 2012 una mappa dei centri che si autocandidavano ad essere centri di malattie rare. Ma questo non c'è bastato. Come si è detto prima, la competenza deve essere, e circuiti ben organizzati, piattaforme reali devono poterci consentire di misurare che cosa si fa in quegli ospedali. Ed ecco perché è nato un'infrastruttura logica, un sistema informatico che sostiene il collegamento tra gli ospedali e i luoghi del territorio di Regione Puglia dove vengono curati i nostri malati. Ed è stato questo che ci ha reso possibile l'evoluzione del sistema. All'inizio nella rete malattie rare c'erano solo quei medici che si erano candidati, e ci fu la corsa a candidarsi per essere centro di malattie rare, ma in realtà poi non tutti facevano bene il loro mestiere. È stato grazie al sistema informativo malattie rare che abbiamo potuto portare alla luce la qualità vera di chi davvero curasse i malati. Ed è stato così che nel 2015 la rete si è evoluta in una rete di qualità, sono usciti tutti coloro che in realtà non avevano dimostrato di curare i malati, sono rimasti i centri che hanno consolidato invece le attività di cura. Ed è stato a settembre ultimo scorso che con una giornata di evidenza pubblica abbiamo presentato, il presidente Emiliano è arrivato a sorpresa, abbiamo presentato l'avvio del secondo modulo del sistema informativo malattie rare, cioè il sistema informativo si arricchisce di una pagina che consente di mettere in linea e a noi di vedere in quel momento preciso i piani terapeutici che gli ospedali redigono per quel determinato malato, e che nel distretto sociosanitario si deve trasformare in assistenza reale. Perché? Perché la famiglia non può vivere in ospedale, e se solo pensiamo a Bari come l'ospedale più grosso di Regione Puglia, in realtà quanti chilometri ci vorrà almeno un paio d'ore da qui per arrivarci?
Allora, la rete malattie rare in Puglia di che cosa è composto? Di un coordinamento regionale malattie rare, di cui si è già parlato, di un centro sovraaziendale che è il luogo dove esiste, è la porta di tutti, esiste un call center dove vengono date le informazioni a famiglie e a medici, esiste la rete degli ospedali accreditati, dei presidi della rete nazionale malattie rare, che sono i più grossi, sono 6 gli ospedali più grossi della regione Puglia, li vedrete nella mappa che vi mostrerò, ma noi abbiamo fatto una rete regionale di nodi di assistenza ai malattie rare. Dato che la nostra regione è molto Puglia e molto lunga, abbiamo dato valore a tutti coloro che anche nelle periferie, a nord e a sud di questa regione, hanno assunto competenza nei confronti di questi malati. Ma la cosa vincente è che siamo gli unici in Italia consapevoli della forte migrazione fuori regione, e se ne è parlato prima, è stata un'associazione a porre in evidenza come la distrofia muscolare, e i dati oggi lo dimostrano chiari, è una delle malattie per cui soprattutto emigrano i nostri malati, ma oggi lo possiamo dimostrare. È stato vincente quindi allestire in ogni ASL un centro territoriale malattie rare guidato da un medico in staff alla direzione generale della ASL, in questo caso a Lecce, Cinzia, Morciano. È stato strategico perché ci ha consentito di veicolare il territorio nella direzione dell'assistenza, e lo snodo di comunicazione tra il centro regione e la periferia, ma se la periferia la si guarda dal punto di vista del paziente, dal centro del paziente, cioè da casa sua, verso l'assessorato alla sanità e il coordinamento regionale malattie rare in particolar modo. È stato lo strumento per cominciare per avviare tutte le attività di trasformazione di un piano terapeutico di un ospedale in assistenza reale. Il malato abita qui, non abita necessariamente nella grande città. Il malato deve essere curato possibilmente vicino a casa sua. La formazione, l'evoluzione culturale, che anche con eventi come quelli di oggi sono essenziali per il cambiamento, sono la cosa in cui crediamo moltissimo. A supporto, come dicevo, dell'integrazione ospedale-territorio è nato nel 2012 il SIMAP, Sistema Informativo Malattie Rare, che ha un grande vantaggio. Condivide il suo know-how e l'interazione, l'interoperabilità con altre 7 regioni italiane, di cui, come si diceva prima, capofila il Veneto. La cosa interessante è che, nonostante l'autonomia delle regioni, alcune regioni, praticamente quasi la metà, hanno deciso di lavorare insieme sul tema delle malattie rare. Questo ci consente di tracciare il percorso dei nostri malati all'interno di un'area di territorio italiano che equivale ad una nazione europea come la Romania, per esempio. Allora, lo schema di quanto accade oggi. Come vedete, in questo grafico, a differenza che ancora di quanto vedo esprimersi in varie parti d'Italia, ancora a Roma l'altro giorno è stato detto il paziente al centro, è stato detto lunedì 26 in un evento del sistema, dell'Istituto Superiore di Sanità. In Regione Puglia non è così. Al centro ci sta un tavolo di lavoro, ci siedono intorno anche i rappresentanti dei malati. Questo è stato il primo tavolo, la Regione Puglia ha istituito il primo tavolo nazionale in cui i pazienti non sono oggetto di contese tra portatori di altro interesse, ma sono seduti nei nostri tavoli e condividono con noi la stesura delle normative regionali. È fatto, il SIMAP conta 180 nodi con 6 ospedali principali, vi dicevo, della rete nazionale malattie rare,
18 ospedali della rete regionale, 126 unità operative, 6 centri territoriali, 45 distretti sociosanitari. E oggi, in questo momento storico, la rete che vede collegata appunto la rete verticale degli ospedali con quella orizzontale dei territori conta in questo momento oggi 19.250 tra bambini e persone con malattie rare, e mi pare che non sia poco. Vorrei farvi riflettere su questo dato. E vedete le stelline quante sono? Questi sono gli ospedali pugliesi in cui abbiamo oggi chiara la concentrazione della competenza di cura verso i nostri malati, esattamente dove stanno i malati, quanti sono per ASL. Più tardi vi lascerò per andare a Taranto, dove si parla di malattia di Fabry. Allora, quei medici, io dirò esattamente quanti sono i malati di Fabry, che cosa hanno esattamente nei sottotipi di malattia, dove sono allocati, dove si curano, dove sono stati diagnosticati e dove abitano, e quali sono i loro medici di famiglia. Queste sono notizie importantissime per poter formare chi sta veramente accanto al malato. Fatemi fare la parte del pediatra di famiglia, perché lo sono da 23 anni. In realtà la famiglia, e questo è emerso da un questionario che abbiamo dimostrato, distribuito qualche anno fa, le famiglie hanno molta fiducia, soprattutto dei pediatri di famiglia. Siamo la porta a cui bussano in qualsiasi momento, e nei paesi del sud si sa che il pediatra viene rintracciato immediatamente. Se accende la luce di casa c'è qualcuno che bussa, e se è una persona con particolari bisogni non possiamo negare la nostra disponibilità all'accoglienza. Oggi quindi conosciamo i casi anche ad alta complessità. Con i 6 referenti ASL in questo momento abbiamo concluso la mappatura all'interno di quei circa 20.000 malati dei casi più complessi, perché poi quelli ci interessa partire da quelli che mettono in ginocchio l'organizzazione pubblica, perché sono quelli a cui la famiglia, la migliore famiglia del sud, non riesce a rispondere in maniera autonoma, e ha bisogno delle sinergie interdisciplinari di tutti gli specialisti del territorio, che sappiano come intervenire su quel bambino, su quel malato, quando il centro di riferimento può essere molto lontano. E poi, come proprio di recente, nel 2018, abbiamo concluso uno studio con Crea Sanità che ci ha consentito anche di vedere quanti sono i bambini con malattia rara. Ancora in televisione oggi, per fortuna, i dati del professor Logrosci non hanno confutato quello che si sente ancora dire in televisione: ad essere colpiti sono i bambini. In realtà, dallo studio che abbiamo condotto con Crea Sanità, con l'Università di Tor Vergata, si dimostra il contrario. Vedete questo diagramma? Abbiamo condotto lo studio sulla nostra regione, sui dati offerti dal sistema informativo della nostra regione e quelli della regione Lombardia. Beh, per due motivi sembrano essere aumentati gli adulti affetti da malattie rare. In realtà, da queste indagini, solo il 20% della popolazione, sia in Puglia che in Lombardia, risulta affetto da malattie rare. Beh, ci sono vari motivi. Intanto, la migliore diagnosi negli adulti di malattie che un tempo venivano assimilate a malattie comuni dell'anziano, come la demenza, abbiamo visto un attimo fa, ma anche il risultato del lavoro che la pediatria italiana ha condotto in Italia. La pediatria, l'Italia è uno dei pochi paesi che ha una pediatria di famiglia diffusa sul territorio in maniera così capillare. Questo ha consentito, in ogni caso, anche a centro di riferimento lontano, mille miglia, questo ha consentito la migliore sopravvivenza dei bambini e quindi la presenza di un numero maggiore di giovani adulti. E quello che ci interessa soprattutto avviare un modello nuovo di programmazione sanitaria pubblica, si chiama
medicina d'iniziativa, quell'organizzazione di sanità che individua il bisogno, riconosce quel bambino, quella persona con quella determinata malattia rara e organizza intorno l'assistenza, cosa oggi possibile appunto grazie al fatto che riusciamo a individuare esattamente dove sono i malati. L'avvio del secondo modulo del sistema informativo ci consentirà di vedere i piani terapeutici in linea, come vi dicevo. Ad oggi i piani terapeutici prodotti dagli ospedali viaggiano su fogli di carta volante. Non esiste in questo momento nessun posto che raccolga quei foglietti di carta, e per noi ha tantissima importanza. Per noi è importante il monitoraggio della presa in carico che avviene in Puglia, chi fa che cosa per quei determinati pazienti, il monitoraggio dei percorsi fuori regione. Noi sappiamo che il 40% dei nostri malati ha avuto la diagnosi fuori dalla regione Puglia, ma pensiamo che questo valore aumenti se si considera poi la presa in carico successiva per questi malati. Pensate alla chirurgia di competenza. Questo significa anche portare alla luce tutte le buone qualità e le buone prassi che vengono sostenute dai nostri centri. Futuro possibile? Intanto bisogna dirsi le cose buone. Su The Lancet del 23 maggio ultimo scorso l'Italia compare al nono posto in una graduatoria internazionale nelle performance dei sistemi sanitari nel mondo. Il nono posto che diventa il primo in Europa se si considera la popolazione complessiva dei paesi europei che la precedono in quella classifica. Quindi grande passo avanti è stato fatto poi nell'ambito delle malattie rare con DPCM nuovi LEA. Le criticità quali sono? Il professor Logroscino mi ha insegnato ad evidenziarle, perché sono la modalità con cui si possono definire nuove strategie e nuovi passi in avanti. Intanto la disequità tra regioni in equilibrio economico e regioni in piano di rientro. Voi dovete sapere che se un piano terapeutico prodotto per una persona che vive in una di quelle regioni ricche come la Lombardia, il Veneto, la Toscana, se in quei piani terapeutici ci sono degli extra LEA, le regioni non danno tutto a tutti, ma garantiscono quanto previsto almeno dalla letteratura scientifica. E quindi un medico che motiva l'appropriatezza della propria prescrizione garantisce a quell'ammalato che vive in quelle regioni di ottenere tutto ciò che è necessario per quelle cure. Invece questo non accade nelle regioni in piano di rientro. Faccio parte di coloro che hanno scritto il piano nazionale malattie rare 2013-2016, avevo proposto un emendamento che è stato rigettato, in cui chiedevo e si diceva che i pazienti al sud fossero garantiti nella stessa misura che i pazienti vivono al nord nelle regioni più ricche. Questo è un problema di cui si discuterà il 18 gennaio col presidente Emiliano alla presenza delle associazioni di volontariato. Altra criticità è l'assenza di DGR specifici. I medici che sono qui sanno che un DRG è la quota che un ospedale, dico in maniera semplice, riesce ad avere in termini di compensazione economica per quella determinata prestazione. Le cure in un ambulatorio per soggetti che non abbiano malattie rare, in genere c'è una cadenza di visite ogni 10-15 minuti. La visita per un malato raro può durare 3 ore di orologio. Questo mette in ginocchio il sistema, mette in ginocchio la buona volontà di quei medici per cui devono essere trovate delle strategie di supporto. Altra criticità
università e l'immissione in commercio di farmaci innovativi ad altissimo costo, di cui andrà regolamentata l'erogazione a sostegno di un'equità sostenibile a questo punto in tutto il paese, perché non vorremmo trovarci di fronte a farmaci che curano ma che non possono essere forniti nelle regioni in piano di rientro, nelle regioni del sud. E poi l'altra cosa a cui dobbiamo, l'altra criticità è la regolamentazione dell'assistenza nell'età di transizione. Futuro possibile? Beh, investimenti reali e sostanziali, quello del Tecnopolo è un investimento importante e che venga fatto in uno degli ospedali che amo di più, cioè questo, in sinergia con le università, col CNR, che è stato primo attore e forse il professore avrebbe voluto anche dire che il presidente nazionale di CNR ha origini salentini e questo ancora una volta dà onore alla nostra terra. In un momento storico poi in cui l'Italia investe ancora la metà della media europea in ricerca, ma i trials clinici per malattie rare sono in aumento. Allora il futuro possibile è ragionare su tutte queste cose, ragionare sulla formazione ai pediatri e ai medici di famiglia, allertare i servizi territoriali con la medicina di iniziativa e ragionare sulla teleassistenza. In un mondo come questo dobbiamo utilizzare la tecnologia per dare salute. Prima di chiudere e ringraziarvi, io vi devo mostrare questa diapositiva, che in sintesi, adesso vi spiego perché, è il risultato di un grandissimo lavoro e che segnala come sia importante allestire strumenti che ci consentano di monitorare il nostro lavoro. Nella colonnina azzurra vedete i dati registrati all'interno del sistema informativo malattie rare, nella colonnina arancione evidenziamo i dati provenienti invece da Edotto, cioè dal sistema informativo della Regione Puglia che registra tutte le persone che godono di esenzione di malattia rara. Noi abbiamo fatto una scelta politica e strategica importante, abbiamo deciso di non travasare con quella azzurra, con variabilità legate all'uscita della celiachia dall'elenco delle malattie rare e l'ingresso di altre 2000 entità nosologiche. Quella colonnina azzurra registrata ad ottobre era pari a 17.000 circa pazienti inseriti, oggi ce ne sono già 19.250, quindi vuol dire che il territorio e gli ospedali stanno rispondendo moltissimo a queste iniziative, a questo programma regionale. Insomma, il nostro obiettivo, e ci stiamo riuscendo, è dare diritti esigibili a chi ne ha reale necessità e togliere a chi invece può curarsi diversamente. Io vi ringrazio moltissimo, spero di non aver troppo tempo. E speriamo che tra i giovani ci sia chi si ammina ancora a futuro. Arrivederci. Suor Margherita, scusi, può venire un attimo, magari lei poi dopo ha impegni di lavoro. Teleton rilascia l'attestato di contributo a Teleton. Thank you.
ringrazio la dottoressa Vecchiarico per l'intervento e proseguiamo con i lavori. Allora, spesso si ritiene che la diagnosi rappresenti il punto di partenza per il paziente, il punto di arrivo per il paziente. In realtà è il punto di partenza, perché è da lì che dobbiamo organizzare quella che è l'assistenza. Assistenza che è spesso complessa, perché non abbiamo dei percorsi ben definiti, perché le malattie rare sono rare, quindi conosciamo anche poco a volte della loro storia naturale. E quindi è importante una stretta collaborazione tra il pediatra di famiglia, che deve essere, come già stato ribadito, quello che è il fulcro centrale, il centro ospedaliero, ma soprattutto anche il distretto territoriale, perché è lì che il paziente poi si rivolge quando ha necessità. E quindi organizzare un modello moderno vuol dire avere al centro il paziente e fare in modo che tutto ruoti intorno a lui, avere in cura il paziente nella sua complessità, quindi prendersi cura di lui e della sua famiglia. Passo la parola adesso alla dottoressa Cinzia Morciano, okay, che ci parlerà appunto di questi aspetti. Buongiorno, io sono l'altra Morciano. Grazie innanzitutto, giustamente nota di Teleton, perché due enti differenti si mettono a braccetto per diffondere la informazione, la formazione, la conoscenza nel nostro territorio. E come il mio solito, io ho poche slide, parlo molto a braccio e spero di essere abbastanza sintetica, anche perché è mezzogiorno e i ragazzi soprattutto vanno incontro a un'ipoglicemia. Ci sono i dolcetti qua, però l'ho scoperto di poco. Allora, l'argomento che mi ha affidato la cara amica Gina sono i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. Avete sentito i relatori che mi hanno preceduto, soprattutto il professor Logoscino, parlare di diagnosi, di indagini diagnostiche di alto livello, di indagini ematochimiche di alto livello, di diffusione, quindi di conoscenza dal punto di vista epidemiologico dello stato delle malattie rare. Ma il paziente, il mio punto di vista è che il paziente, dovunque sia andato, a qualunque clinico si sia rivolto, una volta avuto il foglietto di carta e dice che ha una malattia, deve sapere che cosa ne deve fare, che diritti ha, ma soprattutto che doveri, perché anche il malato ha i suoi doveri. E il nostro compito del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale è quello di dargli assistenza, logicamente partendo da un'idea scientificamente provata di necessità, di bisogni, non solo diagnostici, ma anche terapeutici e poi più in là anche assistenziali. Ma dividiti anche l'acronimo di percorso diagnostico-terapeutico assistenziale, si parla già dal 96 con la legge finanziaria. Poi c'è stato il decreto 229 del 99, il piano sanitario 2006-2008, tutti hanno parlato di piani diagnostico o progetti diagnostico assistenziali. L'ultimo è il piano nazionale malattie rare, accennato da Giuseppina Nicchiarico, con i suoi percorsi, che non vi sto a leggere, ma l'applicazione nell'ambito della nostra nazione è a macchia di leopardo. Come vedete, prima il Nord hanno acquisito e recepito dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, poi è arrivato il Centro-Sud. Ma non tutti, malgrado la regione, l'amministrazione regionale li ha deliberati, non tutti vengono applicati. Nella nostra regione partiamo a febbraio del 2017, dove il coordinamento malattie rare si è assunto l'onere di creare dei tavoli tecnici per scrivere il percorso. E l'ARES è arrivato solo a dicembre, l'ARES è l'agenzia regionale pugliese,
con la delibera 86 per parlare di adozione del documento tecnico di indirizzo per la creare i PPA. Ma che cos'è il percorso? Allora, il percorso sappiamo, è una strada, no? Il paziente inizia e deve raggiungere un obiettivo, un punto di riferimento. Quindi è un iter sia sanitario ma è anche un iter organizzativo manageriale. Diagnostico, terapeutico, assistenziale sono termini tecnici dell'ambito sanitario per definire che cosa il paziente effettivamente deve fare, cioè prendere praticamente l'assunzione di responsabilità da parte dell'ente che lo ha scritto nella presa in carico e di assicurare questo percorso, magari grazie a metodiche di prevenzione fino alla riabilitazione e utilizzando degli interventi che siano multiprofessionali e multidisciplinari, prendendo in carico, come si usa adesso dire, il paziente in modo olistico, cioè non guardando soltanto se riesce a deglutire o se riesce a camminare, ma prendendo in esame il suo stato psicofisico, il suo benessere psicofisico, sociale. Quindi per il PDTA è uno strumento gestionale, ma basato su evidenze scientifiche, che è sempre in evoluzione e che propone soprattutto una riproducibilità del percorso, un'uniformità della prestazione, una riduzione di un caso straordinario di un evento acuto e una facilitazione di scambio di informazioni. Nel contempo permette anche un adattamento costante nella realtà in cui vive il paziente, nonché le verifiche costanti degli aggiornamenti e logicamente dei miglioramenti. Quindi sono percorsi critici, percorsi assistenziali, percorsi di assistenza integrata, piani di gestione, ma malgrado questo sia ormai consolidato nell'ambito del contesto scientifico, non si fa proprio un'applicazione, ci sono delle incertezze. Quindi ripartiamo da linee guida riconosciute e cerchiamo di portarle nella specifica realtà dove vive il paziente. Perché fare un percorso diagnostico-terapeutico? Perché dobbiamo garantire, come Servizio Sanitario Nazionale, garantire al paziente una assistenza, un iter che vada dall'inizio, quando lui può andare dovunque, garantirgli l'evoluzione, cioè indagini, diagnostiche nei tempi dovuti, in modo appropriato, nel posto giusto. E questo perché dal 96 se ne parla e ancora non l'abbiamo scritto per tutte le patologie, neanche meno in quelle rare? Perché si è sempre pensato, a livello proprio di sanità, di parlare per funzioni, cioè la neurologia ha competenze neurologiche e parla del suo percorso nell'ambito neurologico. Ma il paziente, una volta, parliamo, come ha detto questo Lagrosino, della SLA, della Duchenne, no? All'inizio, ma il paziente, il bambino con Duchenne, una volta a casa, deve sapere quando dovrà rifare un attacco, quando deve fare la fisioterapia, che tipo di fisioterapia fare, può andare a scuola, come ci arriva a scuola. E la Duchenne ha un'evoluzione del tutto irregolare, quindi ogni paziente, ogni bambino ha bisogno del suo percorso, quindi un percorso personalizzato certe volte. Quando arriva il bambino, alcuni bambini arrivano alle scuole elementari, altri già alle scuole materne, non deambulano bene, hanno bisogno di un presidio che è il deambulatore, sino ad arrivare alle scuole medie con la sedia a rotelle, sino ad arrivare al liceo che hanno bisogno delle sedie a rotelle elettroniche. Cioè renderli il percorso PDTA ha necessità e ha l'obiettivo primario di rendere autonomo il soggetto fino alla fine. Quella difficoltà nella costruzione di tutto il percorso
corso e che si parlava sempre per settori, come dei silos. Abbiamo il PDTA nell'ospedale, quindi quando entri nell'ospedale devi andare all'accettazione, andare a fare la consulenza neurologica, poi il ricovero, sì, il ricovero, va bene. Ti ricoveri oppure un posto letto? No, non è ricovero, torni all'ambulatorio, nell'ambito ospedaliero. Poi ci sono stati dei PDTA solo territoriali, quindi dalla diagnosi al distretto scelgo o l'esenzione ticket, il mio medico di base mi fa le impegnative e usa il codice di esenzione, poi vado all'ambulatorio territoriale o la visita e poi ritorno al mio medico di base. Ma adesso si comincia a parlare di percorso integrato, di ospedale territorio, il percorso integrato di cura. Per crearlo è semplice, no? È come quando noi dobbiamo decidere di comprare un frigorifero, di comprare un cappottino, visto che siamo da giovanotti. Che facciamo? O ci mettiamo noi a girare tutti i negozi, oppure, grazie al cielo, esiste Amazon, no? Andiamo e cerchiamo qual è il migliore di qualità, soprattutto se c'è il timbro altro consumo, possiamo sicuri, sicuri, rapporto qualità e prezzo migliore. La stessa ragionamento logico che noi cittadini facciamo nelle nostre cose, nello spendere i nostri soldi, il servizio sanitario nazionale lo deve fare per l'assistenza, per assicurare al paziente le cose giuste. Quindi prima individuiamo il problema salute, poi vediamo quanti ce ne sono che hanno questo problema e vediamo per questo specifico problema qual è la cosa migliore a livello scientifico, fare un emocromo oppure dopo l'emocromo dover fare un'indagine genetica, o meglio invece dell'indagine genetica andare a fare immediatamente una PET. Poi dobbiamo prescrivere il percorso di riferimento, cioè una volta fatto quell'indagine e quella tempistica, chi è il medico, l'infermiere, l'operatore sanitario che unisce tutte queste cose e le porta a casa mia? Una volta scritto si inizia ad operarlo, ad applicarlo a fase pilota, che è molto importante perché si iniziano a vedere le prime criticità e quindi si possono fare delle correzioni immediate. Una volta fatte le correzioni, il PDTA così scritto e deliberato dalla regione viene calato nell'azienda sanitaria locale, in modo che sia quanto più vicino al domicilio del paziente. È come una piccola freccia. Questo l'ho già detto, per parole semplici. La delibera dell'ARES parla di ambiti geografici per costruire e applicare questi PDTA, parlando di area vasta, ma poi questa area vasta comprende tutta la provincia, o può comprendere più province, quindi più ASL, verrà applicato poi ogni singola ASL. L'obiettivo è logicamente migliorare le prestazioni spendendo il giusto, soprattutto assicurando continuità e coordinamento, e ridurre il ritardo, lo spreco, il ritardo nell'esecuzione della terapia, e riducendo ovviamente lo spreco economico, e ridurre anche al minimo il rischio per il paziente di incorrere in un percorso completamente sbagliato per lui. Quindi umanizzazione e soddisfazione delle cure, quindi miglioramento. Il gruppo regionale è poi così, cioè è costituito dal coordinamento malattie rare con noi referenti di ASL, e logicamente non siamo, ci sono i branchi specialisti, i medici specialisti in base al bisogno rilevato, quindi parliamo per singola patologia. Questo permette di avere una multidisciplinarità e quindi una maggiore aderenza poi all'applicazione. Lo spieghiamo utilizzando un diagramma di flusso. La fase pilota, ripeto, è molto importante. La fase aziendale è altrettanto importante, perché poi ciò che si dice a livello di Bari, io qui a Lecce lo devo fare. Gli attori sono logicamente
tutti noi operatori, non solo i medici specialisti come il professor Logroscino qui al Cardinale Marino, ma quello che io e il professor Logroscino con la Giuseppina Licchiarico decidiamo a livello regionale, poi il professor Logroscino lo deve applicare qui nell'ospedale Palinco e io poi a domicilio del paziente. Facciamo anche la matrice, questo per dire quali sono le responsabilità, chi fa, che cosa bisogna fare, chi ne è responsabile. E questa è l'attività. Logicamente, una volta che l'abbiamo cominciato ad applicare, ci sarà una fase di monitoraggio. Vediamo se effettivamente il percorso si sta applicando, se abbiamo trovato dei intoppi. E la revisione si fa sempre con gli audit. Ho finito. Mi piace finire sempre, quando parlo di percorsi diagnostico-terapeutici, con una frase che ha detto il direttore generale dell'ARES. Non è una linea guida, ma è una mappa in cui gli operatori sanitari e i pazienti insieme a noi si districa. Questo per avere prestazioni altamente specialistiche al paziente giusto, al momento giusto, nel posto giusto. Quindi l'obiettivo primario è garantire equità e appropriatezza. Grazie. Procediamo con le presentazioni. Allora, la dottoressa Luigia Morciano, pediatra genetista che è responsabile delle malattie rare del nostro ospedale. Avviare questo percorso professionale.
la consapevolezza delle difficoltà diagnostiche, la scarsità di opzioni terapeutiche, la scarsità di percorsi assistenziali che via via stiamo cercando di colmare, l'andamento cronico spesso invalidante e, non ultimo, proprio il concetto di solitudine del malato raro e della sua famiglia nell'ambito di questo contesto. E ci siamo chiesti allora, i pazienti che cosa chiedono? Il malato raro e la sua famiglia che cosa chiede? Beh, sicuramente il bisogno principale del malato raro è in primis la diagnosi. Diagnosi che spesso coincide con la visione del benessere globale del paziente e della sua famiglia, o meglio, del paziente nella sua famiglia. Allora, il significato della diagnosi per il paziente è sicuramente la possibilità di poter definire un percorso di prevenzione delle complicanze, perché spesso non c'è una soluzione terapeutica, ma l'unica arma che abbiamo è quella di prevedere le complicanze e poterle quindi prevenire. Sicuramente significa poter avviare un programma personalizzato di riabilitazione, identificando i punti idonei per assicurare questo percorso, naturalmente partendo dalla consapevolezza, laddove ci sono, di prescrizione di test che devono essere mirati e quindi prescritti da persone competenti. Ma sicuramente la diagnosi ha la possibilità di soddisfare uno dei bisogni principali rivolti anche alla famiglia, quindi poter accompagnare la famiglia verso adeguati servizi medici e sociali, e in questo ha un ruolo fondamentale l'associazione. Le associazioni stanno dando al malato raro un notevole contributo, non solo come sostegno morale e psicologico, ma anche come possibilità di condividere con gli operatori del settore il percorso di presa in carico. E tutto questo dove si può piano piano organizzare? Sicuramente nell'ambulatorio di genetica e delle malattie rare. La consulenza genetica ha una caratteristica particolare rispetto alle competenze mediche in senso lato, perché è la prima forma di comunicazione che il genetista, l'esperto in genetica e in malattie rare, ha con il paziente e con la famiglia del paziente. Da qui parte tutto il percorso per la diagnosi, la prognosi e quindi il trattamento, per cui la consulenza genetica è un vero e proprio atto medico attraverso il quale si avvia piano piano la consapevolezza di quello che è lo stato di malattia, di quella che può essere la conseguenza di quella malattia, la probabilità di trasmetterla e quindi la possibilità di prevenzione. Ecco perché il malato raro deve essere visto nel contesto di tutto il suo percorso familiare. Abbiamo quindi la responsabilità della diagnosi di una malattia genetica, di una malattia rara, ce l'abbiamo nei confronti del paziente, ce l'abbiamo nei confronti della famiglia del paziente e ce l'abbiamo nei confronti dei colleghi che per i loro pazienti ci chiedono un inquadramento diagnostico in questo senso. Tutto questo significa poi stabilire e precisare un'adeguata relazione fra il paziente, la famiglia e naturalmente il territorio. Questo è quello che cerchiamo di fare nella nostra azienda ospedaliera, fra l'ambulatorio di genetica che è egregiamente seguito dalla dottoressa Cadia, che è arrivata a dare man forte in questo percorso, e il neoambulatorio di malattie rare. Come vedete è un intersecarsi di ruoli, di competenze, di multiprofessionalità. Il concetto di multiprofessionalità oggi sostituisce quello di multidisciplinarietà, perché ci sono delle finezze che devono essere assolutamente sottolineate, quindi integrando questo percorso possiamo sicuramente passare dal concetto medico di qualche anno fa, personalistico, in cui
io penso che sia utile che lei faccia questo percorso alle linee guida, che significa percorsi assistenziali operativi omogenei con una precisa valenza clinica e sociale. Ma se volessimo rispondere alla domanda, la salute è una condizione o una capacità? Sicuramente secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 la salute era definita come uno stato di completo benessere, ma sicuramente in quegli anni questa affermazione penalizzava i portatori di malattie croniche dichiarandoli malati in modo definitivo. La Convenzione ONU nel 2009 ha avuto attenzione sui diritti delle persone con disabilità, per cui quella vecchia denominazione ha lasciato il posto di salute come la capacità di adattarsi ed autogestirsi, che ha implicito nel suo significato quello di una vita in continuo cambiamento, anzi direi di continuo cambiamento, perché il malato raro ha un continuo cambiamento delle sue esigenze, e sono diverse fra un malato raro e l'altro, ma anche nell'ambito della stessa malattia rara. Non dimentichiamo che bambini e giovani adulti con una complessità medica sono oggi la popolazione emergente per quanto riguarda appunto iniziative cliniche e di ricerca. Tutto questo discorso però deve avere una sostenibilità, e la sostenibilità deve essere il giusto equilibrio fra il peso della malattia, spesso difficile da diagnosticare, e dall'altra parte le risorse che abbiamo a disposizione. Sostenibilità che significa un giusto equilibrio fra il tempismo, che naturalmente è il processo di diagnosi che direttamente porta con sé l'obiettivo cura, quindi il decorso della disabilità, e dall'altra parte la necessità di una diagnosi clinica e funzionale, che significa precocità di diagnosi, la realizzazione di un progetto individuale, che significa tempestività di diagnosi, nell'ambito di un processo integrato, quindi intenso e globale, per il malato raro. Il malato raro ha delle richieste, e quali risposte si è cercato di dare alle richieste in questi anni? Attraverso percorsi di formazione e di informazione, l'individuazione di centri di qualità che devono aumentare progressivamente la loro competenza attraverso l'aggiornamento continuo, attraverso l'interdisciplinarietà e l'interprofessionalità di cui vi parlavo prima, che significa poi presa in carico nell'ambito non solo dell'assistenza ospedaliera ma anche della presa in carico territoriale. E la 279 del 2001 con le rivisitazioni è aperta anche a tutta quella fascia di persone che si sa avere una malattia rara ma che non sono ancora arrivati ad una diagnosi. Allora, se dobbiamo unire le forze, da dove dobbiamo partire, o meglio, da dove siamo partiti? Avete sentito parlare di SIMAC, sicuramente questo ha fatto un po' una selezione dei centri di competenza di cui parlavo prima. Sicuramente il Coremar ha sostenuto e appoggiato molto di tutto questo, continuando a formare gli operatori del settore e includendo in questa formazione, questo è un elemento nuovo, anche i farmacisti, sia le farmacie ospedaliere che territoriali, un tassello che in precedenza mancava, per cui adesso tutto ruota intorno al malato raro e alla sua presa in carico. Abbiamo parlato di richieste, abbiamo parlato di risposte, e come diceva stamattina la dottoressa Nicchiarico, nel momento in cui bisogna portare avanti un discorso bisogna avere un filo conduttore. Il filo conduttore di tutto questo discorso riguardo al malato raro si chiama filo di Arianna,
e ha permesso di mettere insieme con una, lo vedete nella delibera 225 del 2017, un'alleanza che è un vero e proprio patto d'intesa siglato di vari centri con varie competenze, varie professionalità che hanno però un obiettivo comune. Il nostro percorso, il nostro progetto della genetica è iniziato nel 2001 grazie al supporto del professor Giovanni Neri, allora direttore dell'Istituto di Genetica dell'Università Cattolica. Questo è un poster pubblicato nel lontano 2013 dove già si delineavano quelle che poi sono state via via i percorsi che stiamo riuscendo a portare avanti. Già allora parlavamo di un ambulatorio di genetica in cui il genetista era un po' il case manager della situazione. Ce lo siamo un po' inventato questo percorso. Nel 2013 ero sola in questo progetto, sola a fare un po' da battistrada, perché insieme a me c'erano colleghi delle varie discipline che sostenevano questo mio progetto. Ho iniziato con la presa in carico dei malati con distrofia muscolare come referente scientifica della UILM capo di Leuca, per cui i pazienti con distrofia muscolare della nostra ASL facevano capo al nostro ospedale e sapevano, secondo un percorso che non aveva un DRG, non era ben definito ma era solo legato alla volontà di tutti, sapevano che in una stessa giornata potevano fare la valutazione neurologica, fisiatrica, cardiologica, pneumologica. Quindi è stato un po' appunto l'antesignano di quello che poi a livello regionale si è cercato di concretizzare. Forse abbiamo percorso i tempi e sicuramente abbiamo posto le basi per quello che poi è stato oggi il nostro riconoscimento. Quindi abbiamo cominciato a dare forma ad un vero e proprio ambulatorio di genetica. All'inizio io mi dividevo fra il reparto e l'ambulatorio di genetica, poi il lavoro è diventato tale e tanto che ognuno doveva seguire un attimo il percorso, e per questo l'ambulatorio di genetica, come dicevo prima, è egregiamente seguito dalla dottoressa Accadia, con la quale condividiamo poi i percorsi, occupandomi io poi della presa in carico. Chi accede all'ambulatorio di genetica medica? Può accedere il paziente con autorichiesta, può fare richiesta lo specialista di un'altra struttura dello stesso istituto, il pediatra di libera scelta o di medicina generale. Il paziente che accede all'ambulatorio di genetica viene seguito nel suo percorso attraverso un'analisi personale e familiare che è in corso di consulenza, un po' diversa dall'analisi familiare e personale alla quale siamo abituati. Si stila l'albero genealogico che permette di fare una valutazione di un possibile rischio di ricorrenza. Si acquisisce un materiale fotografico che permette poi di studiare dopo il caso clinico e di confrontarlo magari anche con i database nazionali e internazionali. Si programmano gli accertamenti che devono essere eseguiti, esami citogenetici molecolari, esami di laboratorio, esami strumentali. Ai miei tempi si facevano attraverso il day hospital, oggi il day hospital non è più riconosciuto, attiveremo in questo senso quello che si chiama day service. Si arriva alla diagnosi, possibilmente, e si spera di arrivarci quanto prima, per cui poi si consegna una consulenza genetica e se il paziente non ha bisogno di una presa in carico ospedaliera, porta la consulenza al proprio medico di riferimento oppure entra in un percorso di follow up. Parallelamente all'ambulatorio di genetica c'è un ambulatorio delle malattie rare.
che è un po' la continuazione di quello che si fa nell'ambulatorio di genetica e prevede appunto più un discorso, diciamo, di presa in carico come reparto, ma anche come follow-up, e che ha come percorso antecedente la compilazione del certificato di esenzione per quella determinata patologia per la quale noi siamo presidio di rete nazionale. Per cercare di dare all'utenza delle indicazioni su come muoversi, con lo Coremar eravamo presenti io e Cinzia, diciamo, alla scelta un po' della modalità di questi ingranaggi, ci sono sparse questi tre poster per cui il paziente può orientarsi in base alla sede in cui si trova, fra l'ospedale che non è presidio di rete, l'ospedale che è presidio di rete e il distretto sociosanitario. Sotto ci sono i riferimenti delle persone alle quali rivolgersi, per cui questo dovrebbe un po' avviare il dubbio: non so dove andare, non so a chi rivolgermi, non so dove rivolgermi. Naturalmente, come avete sentito dalla mattinata, è un percorso che noi dalle fondamenta, ma anche come Regione Puglia, abbiamo un po' sperimentato, per cui è un progetto, un percorso dinamico che siamo certi darà nel prossimo futuro dei risultati molto più istituzionalizzati. Questa è una slide del 2015 in cui vedete vari centri di riferimento in base all'autocandidatura. Per quello che ha detto prima la dottoressa Anni Chiarico, da questa moltitudine di centri arriviamo a sei centri secondo la ricognizione del 253 del 2017. Questo perché? Perché i centri sono diminuiti? Perché potevano aver diritto ad essere ancora riconosciuti presidi della rete nazionale i centri che potevano rispondere a questi requisiti, alla possibilità di fornire al cittadino la conferma diagnostica di malattia rara, la possibilità di compilare online il certificato di diagnosi di malattia rara e quindi poter avviare il percorso di presa in carico formulando un piano terapeutico appropriato. Quindi chi non aveva la possibilità di farsi riconoscere queste peculiarità automaticamente è andato fuori dalla rete. Questi sono nel nostro ospedale, risale a febbraio 2018, i 13 centri certificatori individuati. Vedete la chirurgia generale, la chirurgia vascolare, l'ematologia, la genetica medica malattie rare, le malattie neurodegenerative, medicina, nefrologia, dialisi, neurologia, ostetricia e ginecologia, otorino, pediatria UTIN, pneumologia, servizio di immunologia e medicina trasfusionale. Questa è un po' la divisione in fette di quella che era una ricognizione delle malattie rare. Ve la faccio vedere perché è un po' storica, perché in base alla ricognizione che vi ho appena fatto vedere, sicuramente le dimensioni di queste fette saranno modificate, ma questo è anche importante sottolineare questo concetto, proprio perché modificare questi numeri significa che c'è una precisa attenzione verso la ricognizione dei malati rari e delle malattie rare. Questo vi dà l'idea più o meno della differenza di età in cui si arriva alla diagnosi. Vedete che ancora è molto alta l'età di sopra di 16 anni. Naturalmente noi genetisti concorriamo per ridurre sempre di più l'età in cui si può arrivare ad una diagnosi di malattia. Questo è un po' il nostro lavoro d'insieme. Vedete
integra, ho cercato di integrarlo così e comunque combacio abbastanza bene fra l'ambulatorio di malattie rare e malattie genetiche, l'ambulatorio di genetica che fa il counseling di diagnosi prenatale e postnatale, come vi dicevo l'ambulatorio, la certificazione e la presa in carico, e naturalmente senza il supporto del laboratorio, ringrazio il dottore Brescia per essere qui presente, senza il supporto di un laboratorio di genetica gli altri due ambulatori non possono crescere. Noi da questo punto di vista siamo giovani, sicuramente io non di età, ma come percorso di genetica sicuramente sì, per cui l'azienda prossimamente investirà nel far crescere il nostro laboratorio di genetica, perché questo è un'esigenza imprescindibile. Vi faccio vedere alcuni dati che ci riguardano, alcuni dati in tema di malattie rare per quanto riguarda l'azienda ospedaliera Cardinale Panico. Sono stati redatti 481 certificati, di cui 29 sono fuori provincia, sono i dati ricavati dal SIMAP fra gennaio 2012 e novembre 2018. Vedete dal 2013 al 2018 il trend di crescita. E notate come nel 2014 c'è stato un picco notevole, questo perché più o meno coincide con l'obbligo che abbiamo avuto dal Coremar di inserire le certificazioni di malattia rara. Poi più o meno le situazioni si sono stabilizzate e da quando il percorso malattie rare a livello regionale ha avuto quest'input notevole di progressione, anche il nostro trend è aumentato, considerando anche che sono aumentati i nostri centri certificatori. Questo è un po' la distribuzione delle 82 differenti patologie rare diagnosticate dalle varie unità operative. La chirurgia vascolare e la chirurgia generale, così come la pneumologia e l'otorino, non sono inadempienti alle diagnosi di malattie rare, ma loro sono state candidate di recente, per cui i loro dati non sono stati ancora completamente aggiornati. Così come il CON della pediatria UTIN è riferito alle patologie reumatiche che non trattiamo più perché quel servizio non è più operativo. Credo che questi dati siano per tutti quanti noi, mi rivolgo ai colleghi dell'ospedale che sono presenti e che sono i referenti per le loro patologie, sia da stimolo per continuare ad unire le forze e a lavorare sempre di più, sempre meglio, perché se non rinsaldiamo la rete ospedaliera non possiamo neanche continuare ad essere propositivi, anzi vogliamo esserlo di più a livello regionale. Io vi ringrazio. L'ospedale deve fare la sua parte, ma sicuramente anche il pediatra di famiglia ha un ruolo centrale. Invitiamo adesso il dottor Vito Accogli che ci parlerà di questo. Buongiorno a tutti. Intanto un grazie sentito agli organizzatori di questa bella e interessante giornata ed in particolare alla dottoressa Mocciano, a Gina Mocciano, alla quale mi legano ormai decenni di, diciamo, stima e affetto.
grazie all'ospedale che ci ospita. Io sono stato chiamato a dare il punto di vista della pediatria di famiglia in questa tematica che ci coinvolge sempre di più e in questo progetto di percorso assistenziale. Si parte sempre dalla definizione, c'è un problema che riguarda quelli che vengono dopo e io oggi ho sentito alcune interessantissime relazioni prima di questa. Il problema è che il rischio è che si abbia la necessità di ripetere dei concetti. Però vi prometto, visto che l'ora avanza, di farlo in maniera modalità volo radente, velocissimo. Però si parte sempre dalla definizione. E allora la malattia è rara, e così si è dato in Europa, quando si fissa una soglia, cioè un numero di casi presenti su una data per popolazione. E la soglia per definire rara una malattia in Europa è di 5 casi su 10.000 persone. Però attenzione, non sono poche. Oggi il numero di malattie rare diagnosticate e conosciute oscilla tra 7 e 8.000 diagnosi. Potete immaginare come il più completo, il più brillante dei medici non possa avere questo bagaglio culturale, ha bisogno necessariamente di riferimenti, di reti, di esperti. Ma le malattie rare hanno una particolarità proprio nella loro rarità e si tratta di diagnosi spesso complicate, tardive. Alcuni pazienti possono attendere anni prima di arrivare a scoprire ciò di cui soffrono e in un caso su quattro la malattia può rimanere sconosciuta. Si è parlato molto di genetica, hanno andamenti cronici, comportano spesso gravi disabilità e si aggiunge a questo il fatto che i farmaci scarseggiano per i motivi già detti. Questa purtroppo è la loro definizione. E quante sono? I numeri ballano, se uno va su internet trova anche istituzioni di grande prestigio che parlano di numeri diversi. Credo che il numero più corretto, mi sono confrontato anche con la dottoressa Nicchiarico su questo, sia di un numero intorno alle 700.000 persone affette da malattia rara in Italia e il registro regionale pugliese ne contava fino a un paio di giorni fa 19.230. Giuseppina Nicchiarico ha parlato di 19.250 oggi. Quanti sono i bambini? È stato detto, circa il 20%. Ma c'è un dato che riguarda la pediatria che vi voglio trasmettere. Ogni pediatra di famiglia, noi in Puglia siamo un po' più di 500, ha tra i suoi assistiti dai 4 ai 7 bambini con malattia rara, che hanno tutti una grande complessità assistenziale. Però quello che conforta la pediatria, è che le famiglie in generale, queste famiglie, hanno confermato la loro fiducia piena nell'assistenza pediatrica della pediatria di famiglia. Quindi è un problema che affrontiamo tutti i giorni nella nostra pratica quotidiana. E il pediatra è importante per queste famiglie, per questi bambini. Rappresenta proprio il punto di congiunzione, lo snodo tra l'ospedale e le organizzazioni che ci sono e che si sono state rappresentate. Il pediatra di famiglia è una specie di avvocato, è una specie di tutor della famiglia nei confronti di queste istituzioni. Ed è il primo punto di contatto. E le domande delle famiglie sono più che legittime. Ma che malattia ha mio figlio? Ma quanti ce ne sono? A chi mi devo rivolgere? E si può fare qualcosa per questo mio bambino? E come faccio a vivere? Sono gestioni di problemi complessi e chiedono centri di qualità, competenze, interdisciplinarità, connessioni alle reti nazionali e spesso sono costretti o almeno in un primo momento emigrano per la diagnosi che è complicata, ma possono emigrare anche per assenza di accoglienza, di organizzazione e per assenza dell'assistenza alle complicanze collegate alla cronicità. E ci sono questi viaggi della speranza, e si puntano le istituzioni con la maggiore reputazione che teniamo, Bambin Gesù, il Maier di Firenze, voglio dire il Gaslini di Genova, spesso nemmeno sedi vere i centri regionali competenti per le
malattie rare, ma poi hanno la necessità e spesso tornano. E li teniamo gli esperti di malattie rare in Puglia, sono stati già nominati, per cui io supero al volo come promesso queste diapositive. C'è un centro nazionale, ma soprattutto si sta avviando la definitiva organizzazione della rete nazionale e delle reti regionali. E quindi c'è un elenco preciso che si può ottenere dal centro nazionale dove ci sono questi centri specializzati nella gestione di queste malattie. Ci sono questi presidi di rete nazionale, abbiamo detto in Puglia 6, che generano il certificato che poi genera a livello distrettuale e di ASL il certificato di esenzione. E c'è l'elaborazione, e lo abbiamo sentito, del piano diagnostico assistenziale individualizzato, che si deve calare poi in un percorso diagnostico di assistenza reale, perché il territorio deve affinare i suoi sistemi di allerta, di monitoraggio e di risposta ai bisogni e alle complicanze. Il pediatra di famiglia in questo ha un compito fondamentale. Si fa carico della dimissione protetta di questi soggetti dall'ospedale, di effettuare i controlli a 3, 6, 12 mesi almeno in età prescolare e scolare. Si partecipano anche all'unità di valutazione multiprofessionale, diceva Gina, più che multidisciplinare. Aggiornano e sono in contatto con l'ospedale presidio di rete nazionale, secondo quanto stabilito dal percorso diagnostico terapeutico. E i pediatri di famiglia stanno lavorando a creare una comunità di competenze a disposizione delle malattie rare, proprio in quel progetto di medicina di iniziativa a cui faceva riferimento la dottoressa Lucchiati. Ma c'è bisogno di formazione, a livello nazionale, ma c'è bisogno anche di informazione, di sensibilizzazione a livello di famiglie, e questo lo si fa. Ci sono delle iniziative editoriali, c'è la Federazione Uniamo che ha prodotto questa videofavola scritta da bambini per i bambini, che ha tradotto anche in lingua inglese per ottenere una maggiore platea di, diciamo, persone che la incontra. E poi ci sono anche dei concorsi letterari, artistici, musicali, che il Centro Nazionale di Malattie Rare continua a organizzare per sensibilizzare famiglie, per sensibilizzare la comunità a questo problema. Si deve fare rete, perché chi combatte con malattie complesse, se condivide esperienze e storie, si sente meno solo. Ed è dimostrato, attenzione, scientificamente, come la sopravvivenza di malattie anche molto gravi, anche questo è stato detto al volo, migliore, è vero, con i farmaci, con la ricerca farmacologica, ma aumenta soprattutto grazie all'armonia delle cure integrate ospedale-territorio. Il distretto non è il luogo di burocrazia, ma il luogo di organizzazione delle cure. E parliamo di cure dedicate ad una malattia rara. Attenzione, la storia delle malattie rare, bisogna ricordarselo sempre, sono storie di sofferenza devastante, di diversità, di complessità, di disperazione, qualche volta storie di coraggio, di viaggi, speranze, tentativi infiniti, delusioni, storie di famiglie distrutte, storie di dolore. Bisogna approcciarsi a queste situazioni con il necessario ruolo, servizio alla persona, alle famiglie. Coltivare e affinare un'abilità essenziale, che è la capacità di ascolto. Ascoltare l'altro, ponendo attenzione a ciò che accade nel processo di relazione, entrare in contatto con la percezione dell'altro, accogliere e comprendere le sue specifiche esigenze informative, riconoscere le emozioni, i dubbi, le preoccupazioni che manifesta, conoscere ma anche accettare il suo punto di vista, comprendere e restituire empaticamente questa comprensione in un clima di relazione positivo, mai giudicante.
bisogna ricordarsi quelle che sono le azioni fondamentali della grammatica relazionale. L'ascolto. Bisogna ascoltare i bimbi quando è possibile, ma soprattutto le loro famiglie, le loro ansie, le loro perplessità. Non giudicare. Ognuno di noi formula giudizi tutti i giorni. Parlare con ottimismo a queste persone disperate, volare alto, infondere, dare fiducia, solo così se ne può ricevere. Donare, donare, non stancarsi mai di offrire, di incoraggiare, sostenere, supportare, ricordarsi sempre che l'uomo e il bambino è un essere che chiede accudimento amorevole e fare più che pensare, lavorare, dedicare una delle cose più preziose in questa società, il tempo, come quantità e come qualità, ma soprattutto mettere in campo la cosa che serve di più a tutti e a questi malati in particolare, cioè l'amore. Grazie a tutti voi. Vi ho parlato di malattie rare in età pediatrica, ma i bambini prima o poi diventano grandi e quindi organizzare il passaggio anche delle cure dal pediatra di libera scelta al medico di medicina generale è un altro punto importante dell'assistenza. Prego. Il dottor Bisanti, medico di famiglia, ci parlerà del punto di vista. Dal punto di vista del medico di medicina generale. Prego. Grazie. Non è questa, devi uscire, devi prendere la. No, prima non usciva, ma escono. Era così la cosa. Era un po' magico, vedi? Questa è la tua. Grazie alla dottoressa Morciano e volevo partire proprio dalla sua diapositiva che veramente c'era stata una prima diapositiva da parte della dottoressa Anni Chiavico dove citava il ruolo del medico di famiglia nel contesto della patologia delle malattie rare, però mi è piaciuta di più quella della dottoressa Morciano perché lo metteva al centro di tante figure. In effetti il ruolo del medico di medicina generale forse non è, è molto visibile nel contesto di questa argomentazione, perché sembra che le malattie rare siano fondamentalmente di competenza del pediatra, eccetera. Ed è così, in effetti è così, perché almeno una buona percentuale delle diagnosi delle malattie rare vengono viste dai pediatri. Però, come vedete, le malattie rare, ci sta un buon 30% di tutte le malattie rare che vengono diagnosticate in età adulta, quindi è vero che la stragrande maggioranza è di competenza pediatrica, però un buon 30% di tante malattie, abbiamo visto quante sono le malattie in Italia, in Europa e nel mondo, e sono anche loro. Questo significa che questo 30% deve essere di competenza del medico di medicina generale, il quale ha anche lui un suo ruolo. E vado subito anche
è come andare a cercare un ago nel pagliaio, perché non è facile individuare una malattia rara. Questa figura, questa diapositiva, dà un altro concetto, il passaggio dalle malattie rare alle malattie croniche, così come pure dalle malattie croniche alle malattie rare. Questo che cosa significa? Significa che quella torta che ha fatto vedere prima la dottoressa Morciano è una torta in continua evoluzione, in continuo cambiamento, quindi questo cambiamento molto dipende dalla diagnostica, quindi da quello che noi facciamo, quello che fa il pediatra, per fondamentalmente il genetista per il 70%, ma anche per quanto riguarda il 30% dell'età adulta. Entro subito in un argomento importante, farò vedere qualche esempio, pochi, non mi stancherò, quindi molto velocemente. Far vedere questa diapositiva proprio per semplificare questo concetto. La sindrome di Klinefelter è una malattia attualmente definita ex rara, cioè quindi è una di quelle malattie che era rara, quindi rientrava nel registro delle malattie rare fino a pochi anni fa, adesso non è più rara. Non è più rara perché? Perché la diagnostica è di gran lunga migliorata. Pensate che il 60-70% dei pazienti non erano diagnosticati, va bene, comunque ce ne stanno uno su 600, sono in atrico. Non erano diagnosticati, a dire il vero, non per incompetenza dei pediatri, ma perché è una malattia particolare, una malattia strana, è effettivamente difficile da diagnosticare in età pediatrica. Perché? Perché le caratteristiche che portano al dubbio che possa adattarsi sono delle caratteristiche particolari. Sappiamo benissimo che l'atrofia testicolare, quindi avere dei testicoli piccoli, è il sintomo fondamentale clinico di questi pazienti. Quindi è chiaro che un ragazzo in età evolutiva è difficile che venga, ad un ragazzo venga notato questo. Quindi sono tutti sintomi che si manifestano con l'età. Alcuni sintomi si manifestano anche in età pediatrica, ma soprattutto riguardano le difficoltà d'apprendimento, l'attività relazionale con altri ragazzi, quindi sono dei sintomi più che altro della sfera psicoattitudinale, che è difficile effettivamente da diagnosticare. In effetti nessuno pensa mai di andare a dosare le gonadotropine o il testosterone, perché comunque non darebbero un risultato nemmeno attendibile in grado di poter fare diagnosi, a meno che uno non vada, però deve avere un sospetto, vada a fare la mappa cromosomica e si va a vedere il suo XXY, che è cosa. Quindi questa è una di quelle patologie che erano rare e che sono diventata cronica, quindi non è più rara, e dove buona parte di questo viene diagnosticata nella fase adulta. Il resto di questa diapositiva non mi serve, questa solo per dire che un paziente Klinefelter adulto non è che sia molto diverso da noi, quindi ce lo troviamo accanto al cinema o accanto a cose, ma nessuno potrà pensare. Allora, le malattie rare, perché si arriva a fare la diagnosi nell'adulto? Si arriva a fare la diagnosi nell'adulto o perché sono delle malattie ad esordio tardivo, quindi la patologia genetica, il danno genetico c'è, ma è un danno che si manifesta in età adulta, oppure sono delle forme lievi, borderline, che non vengono diagnosticate in età pediatrica. Queste sono le definizioni, già chi mi ha preceduto
ha già dato qualche numero, forse è inutile che io dia altri numeri, comunque sono sempre quelle. La definizione europea minore di 5 casi su 10.000, in USA, non altro criterio, però se ho fatto i calcoli sarebbe minore di 8 casi per 10.000 persone. In Europa ci stanno 25-30.000 persone affette da malattie rare, in Italia all'incirca 2 milioni di pazienti. Questo qui per confermare quello che dicevo prima, come la torta è in continua evoluzione. Questa è le istruzioni del decreto regionale dove si vede che ci stanno delle malattie che entrano nel novero delle patologie rare, così come ci stanno delle patologie che escono, tipo il Klinefelter, l'Auno, la Sclerosidia, eccetera, che tutte le patologie che facevano parte delle malattie rare. Questo è il decreto del 2017, gennaio 2017, del Consiglio dei Ministri, dove erano previsti 134 codici di esenzione e 201 malattie rare, ma vado avanti perché questa. Volevo fare una piccolissima carrellata, proprio breve, di quelle che possono essere dei sintomi che nascondono una malattia rara nel paziente adulto. Sono delle patologie che comunque hanno anche una certa gravità, nel senso che se diagnosticate in alcuni casi possono anche essere salvare la vita, perché comunque un altro concetto è che per le patologie rare non è vero che non esistono le terapie, ma ci saranno tante terapie, magari una volta ce n'erano di meno e via via se ne fanno sempre di più. Io ho portato questo esempio, la sindrome di Marfan, no? Sindrome di Marfan è una patologia dove i pazienti sono adulti, va bene? E riguardo il deficit del gene che codifica per la fibrillina non ci dà. Comunque è una patologia che ci dà una connettivopatia, va bene? La connettivopatia è una patologia che si manifesta fondamentalmente in età adulta, perché può comportare una lassità dei tessuti, soprattutto dei tessuti vascolari, l'aneurisma aortico, il miocardio è molto ricco di tessuto connettivo, quindi l'aneurisma aortico può, se non diagnosticato, essere anche una patologia fatale, come lo può essere un'aritmia. Pensate a quanta aritmia anche nei soggetti giovani, sportivi, eccetera, magari si va a scoprire che ci sta una connettivopatia legata alla sindrome di Marfan, ma non solo alla sindrome di Marfan, perché poi per ogni patologia rara e ben definita ci stanno tutte le varianti, va bene? Quindi ci stanno tante varianti di queste sindromi così codificate che comunque possono dare. Ci ho messo qui un violinista, questo violinista dovrebbe essere Paganini, si dice che fosse un paziente affetto da sindrome di Marfan, quindi avendo questo allungamento delle dita, eccetera, era anche un bravissimo violinista. Come medici di medicina generale ci troviamo di fronte molto spesso ad un problema, quello dei dolori, no? Dolore muscolare, dolore articolare, dolore, e ce ne stanno tante, ci stanno tante e tante varianti. Ci stanno anche delle sindromi rare che si caratterizzano nell'adulto con questa sintomatologia che uno ha, per cui si pensa all'artropatia degenerativa, eccetera. Ci sta una variante particolare, la sindrome di Still, che è una malattia reumatica ed è considerata una variante dell'artrite reumatoide che si associa, oltre ai dolori, eccetera, vi si associano altre due caratteristiche, tre caratteristiche importanti: episodi febbrili, leucocitosi e rash cutanei. Va bene? Quindi pazienti che noi in genere li diamo così per depressi, fibromialgici, definiamo tutte queste definizioni, non sappiamo nemmeno noi dove andarci a imbarcare, e magari sono da considerare.
la fibrosi polmonare idiopatica. Tre settimane fa c'è stato un convegno qui sulla pneumologia, si è parlato di fibrosi polmonare idiopatica, ne ha parlato il dottore Ricciuto. Anche questa è una patologia che ha il suo esordio nell'adulto, che porta ad una insufficienza respiratoria grave, a prognosi severa. Sembra che se non vada errato diano 2 anni di prognosi, cioè. E però questa è una patologia che, sebbene diagnosticata oggi come oggi, prevede anche una terapia. Ci stanno dei farmaci specifici, naturalmente di competenza specialistica, e cioè, ci stanno anche degli altri studi che addirittura da parte degli studi internazionali del Policlinico Gemelli, coordinate dal Policlinico Gemelli, che mettono in evidenza un miglioramento con l'associazione del sildenafil. Un'altra patologia, questa qui l'ho voluta così riportare, perché abbiamo un caso di familiarità con la Gina Morciano, dove sta? Niente, ma anche color caffè latte, insomma, e questo diciamo è il sintomo che risalta più facilmente. È una patologia anche questa rara, genetica, che comporta da un punto di vista clinico queste macchie color caffè latte distribuite sul corpo, che però poi può dare delle lesioni cerebrali, lesioni ossee, può dare delle lesioni oculari, che sono sempre dei piccoli tumoretti a livello dei classici noduli di Lisch, cioè. Sono delle situazioni, in questo caso, fratello e sorella, quindi un caso particolare che teniamo sotto osservazione. E ci ho messo l'elefantino qui, al suo tempo uscì un film, Elephant Man, alcuni anni fa, si riferiva a questa patologia, naturalmente era in cosa. E poi ci stanno tante altre, fibrosi cistica, cuore di Huntington, ce ne stanno, se ne vedono in giro, sono tutte patologie, ne abbiamo anche di questi pazienti. L'epidermolisi bollosa, sentivo la collega che questa mattina c'era. Allora, quindi il concetto qual è? Che di patologie rare nei soggetti adulti esistono. E il 30% di queste patologie non sono state ancora diagnosticate, ma si possono diagnosticare. Si possono diagnosticare come? Sicuramente non è compito del medico di medicina generale quello di diagnosticare. Per la diagnosi bisognerà ricorrere alla genetista, bisognerà ricorrere allo specialista, bisognerà ricorrere, però ognuno deve fare il suo. Quindi qual è il compito del medico di medicina generale? Il compito di medicina generale io l'ho voluto sintetizzare così, con un po' di... mi è venuto in mente di fare un po' di autoironia, cioè che cos'è il medico di medicina generale? Il medico di medicina generale è uno che ha anche dei privilegi rispetto al medico specialista. E il privilegio fondamentale del medico di medicina generale è quello di sapere tutto di tutti. Il medico è un medico che entra, io lo chiamo il medico porta a porta, cioè io le case dei miei pazienti le conosco tutte, so quello che mangia, so quello che non mangia, conosco i fratelli, quindi la conoscenza specifica del paziente che ha il medico di medicina generale, così come il pediatra di medicina generale, è un vantaggio, un privilegio che abbiamo noi, e quindi lo dobbiamo sfruttare. Quindi dobbiamo stare molto attenti, avere gli occhi aperti a cosa. E allora ho raffigurato il medico, ho inventato il dottor Mouse, il dottor Topino, il topino simpatico, non è un topino antipatico, questo non è di quelli che fanno danni, però è un topino simpatico che ha degli occhi sempre sbarrati, quando non bastano gli occhi un bel paio di occhialoni, perché deve vedere, deve guardare tutto, deve sentire tutto, conosce tutto, conosce il fratello, conosce il cugino, conosce cose, quindi deve stare qua. E deve avere anche un bel naso, deve avere a volte il fiuto, cioè deve mettere in atto tutti quelli che sono i sensi, quindi che è praticamente
generale, e qui volevo portare anche e interessare anche le due associazioni che ci riguardano, la Simice e la Filice, le quali hanno pensato di far rappresentare al sottoscritto in questa occasione la medicina generale, ma sono due società che sono molto vicine, molto attente, molto presenti in tutta quella questione organizzativa delle malattie rare e quant'altro. Quindi il medico di medicina generale deve essere molto attivo, molto attento nella prevenzione, deve il ruolo del medico di medicina generale, la dottoressa Morciano l'ha messo al centro delle cose, ma intendeva non perché lui deve essere il centro, ma deve essere il coordinatore, grazie alla sua attenta osservazione. E soprattutto il medico di medicina generale deve avere il fiuto, cioè deve avere il sospetto clinico, vabbè? Quindi quando c'è qualcosa nel contesto di una famiglia ripetitiva, è un sintomo particolare, deve avere un certo fiuto, o qualche sintomo strano, levodopa, dolori muscolari, deformità, sul ritardo dell'apprendimento, ecco, deve avere diciamo, la capacità di riuscire ad individuare il paziente. Al massimo potrà fare uno screening di primo livello, cioè qualche esame, ma non più di tanto, ma quello che deve fare è individuare e indirizzare al centro di riferimento. Non ne parlo io, ne hanno parlato tutti coloro che sono interessati direttamente. Ci deve essere una cosa molto importante, la comunicazione, il comunicare tra il centro e il medico di medicina generale, devono comunicare strettamente, si devono trasmettere le informazioni, e così come il medico di medicina generale è un altro aspetto, quello di comunicare con la famiglia. A noi, voi specialisti non lo sapete, ma noi i pazienti con noi si confidano, va bene? C'è un rapporto di fiducia ed è un aspetto importante, anche se hanno completa fiducia nei centri, però vengono sempre da noi a chiedersi ma che devo fare, ma è vero, ma non è vero, e quindi noi dobbiamo sostenere il paziente e i familiari, anche sostenere a volte anche psicologicamente, perché comunicare ad una mamma che ha il figlio di 18 anni e che il figlio è un Klinefelter e che avrà tutti i problemi non è facile. A me è capitato spesso, oltre alla medicina generale faccio la specialistica, e quindi mi è capitato spesso di doverlo comunicare, e sono drammi, come diceva Vito prima, la notizia di queste malattie comportano sicuramente un'alterazione, un subbuglio familiare particolare. Allora, in caso di diagnosi positiva, che cosa possiamo fare ancora? Allora, l'ultima cosa, proporre e sostenere il centro di riferimento. Adesso ci stanno molte, si è parlato anche non di terapie sperimentali e quant'altro, cioè quindi sostenere con il paziente il centro di riferimento, va bene? E sostenere in generale la ricerca, quindi sostenere tutte quelle associazioni che grazie a Dio ci stanno mettendo il cuore, quindi mettiamoci pure noi il cuore. Ok, spero di non avervi stancato, grazie a tutti. Diamo voce alle associazioni. Ringraziamo il dottor Bisanti, adesso voce alle associazioni. Associazione Italiana Glicogenosi, nella persona di Annalisa Tafuro, peraltro volontaria Teletone di Treviso. Salve a tutti, vi rubo solo 2 minuti per dirvi che
purtroppo quello che hanno detto gli ultimi due medici io non l'ho riscontrato personalmente, perché prima di arrivare alla diagnosi di mio figlio è stata veramente molto dura. Infatti Samuele è nato a maggio del 2009, il bambino già a 8 mesi aveva riscontrato difficoltà a camminare, ad avere la testa dritta. Poi siamo arrivati ad un anno, nonostante io parlassi sempre con il pediatra di base, andare e lo portavo anche da alcuni pediatri specialisti, ma mi dicevano che io ero una fanta, comunque che non ero quello che vedeva, aveva sta macroglossia e loro dicevano che aveva le adenoidi, mi indirizzarono da un otorino, niente da fare. Samuele a 12 mesi si regge in piedi, ma cammina male, sempre sorretto da un adulto. Ad agosto inizia a camminare autonomamente e cade continuamente. Loro intanto dicevano: stai tranquilla signora, non è niente, è solo una tua pura follia. Tutto questo una mamma se lo sente, e infatti lui continuava a respirare male. Io la notte dicevo che mio figlio non respirava ed era sempre questione di adenoidi. Le adenoidi sono state curate, ma non hanno comunque migliorato la vita di mio figlio. A novembre, dopo l'ennesimo episodio febbrile, ho contattato un centro di riferimento, il Bambin Gesù, autonomamente su internet, perché era l'unica cosa da fare. E questi inizialmente mi hanno detto: fallo vedere da un neuropsichiatra. L'ho portato ad Acquaviva delle Fonti, il neuropsichiatra mi diceva che aveva questo ritardo motorio, bisognava fare delle indagini più approfondite. Va bene, alla fine sono riuscita a contattare su un forum un medico, il quale mi dice: intanto fai fare degli esami del sangue, un semplice emocromo, CPK, LDH, esame del miocardio, ti daranno qualche novità. E infatti il 17 marzo la mia vita è cambiata radicalmente. Io ero in ufficio, ho chiamato il laboratorio da questa mia amica, dice: Annalisa, sono i valori tutti esageratamente alti. Infatti da quel giorno la mia vita è cambiata, ero lì in ufficio, ero da sola, non sapevo cosa fare, ho solamente custodito il segreto e cercato di andare avanti. Ho contattato il Bambin Gesù per l'ennesima volta, l'ho portato e loro inizialmente hanno sospettato, speravano in una malattia metabolica, e infatti è stata diagnosticata la glicogenosi 2. Il 13 giugno del 2011, Samuele aveva 2 anni, e il 16 giugno inizia la ventilazione non invasiva, il 22 giugno inizia la prima infusione di mio zaino, l'enzima sintetico che ormai fa settimanalmente al Fazi in oncoematologia pediatrica. Dopo varie crisi respiratorie con varie rianimazioni, finalmente siamo arrivati. Ora Samuele, dopo un percorso riabilitativo, dopo varie situazioni, grazie alla ricerca, ora Samuele sta meglio, ha acquistato forza, autonomia. L'unico problema ovviamente è l'aspetto respiratorio e scheletrico, però in tutto sommato lui è arrivato a 10 anni. Un'utopia per noi. Avevano diagnosticato la malattia a 2 anni con aspettative di vita 4, quindi siamo arrivati a 10. Ora lui è appassionato di musica, arricchisce il suo bagaglio culturale con teatro, musica, e in quell'ambiente lui si sente normodotato e non vede l'enzima che ha in meno, ma si sente un bambino come tutti gli altri. Tutti noi dobbiamo comunque credere nella ricerca, perché questo ci ha fatto notare che solo con la ricerca, investendo nella ricerca, noi possiamo farcela, e tutti insieme, facendo rete, noi riusciamo a dare un'aspettativa di vita migliore a tutti questi pazienti. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Stefania Sciurti, mi presento e sono un genitore anch'io come la mamma che ha appena parlato, con la differenza che la signora è forse
mia figlia è sulla sedia a rotelle, non parla, non comunica in nessun modo, e quindi io oggi ringrazio la dottoressa Morciano dell'invito e sono qui perché, diciamo, un po' di tempo fa mi sono posta il problema, non avendo una diagnosi, dopo aver girato appunto vari centri da Brindisi, Bari, Roma, Milano, Pesta, insomma via dicendo, poi ho fatto i vari viaggi della speranza, ormai quasi tutti, mi sono arresa e quindi mi sono posto il problema un po' di tempo fa ragionando, dico ma non è il caso, forse mia figlia dovrebbe rientrare in un programma di malattie rare, perché non avere una diagnosi significa non avere una malattia rara, me lo chiedo da madre perché io non ho nessuna competenza a livello medico, non sono neanche un infermiere, diciamo, quindi assolutamente sono una ragioniera, quindi proprio non ho idea, però da madre mi sono posto questo problema, tanto più che un po' di tempo fa in un supermercato, fuori da un supermercato, ho trovato delle ragazze volontarie che si occupano di Teleton e mi sono fermata a chiedere a loro che percorso dovevo seguire, perché appunto questa è la mia domanda, il motivo per cui oggi sono qui, quello di capire in che modo noi possiamo essere inseriti in questo programma se ne abbiamo il diritto. Avendo questa associazione ormai da 4-5 anni, la mia associazione si chiama Dai Reagiamo, dove Dai è un acronimo che sta per diversamente abili insieme, è un'associazione di famiglie con bambini con disabilità di vario tipo e ci siamo riunite trovandoci nei corridoi della fisioterapia, della riabilitazione in vari paesi vicini, insomma, e abbiamo detto forse è il caso che ci mettiamo insieme almeno per scambiarci le informazioni tra noi genitori, perché molto spesso questa rete esistente sul territorio, proprio perché si chiama rete probabilmente, quindi è fatta da buchi, molto spesso questi buchi sono talmente grandi che noi ci troviamo dentro e non riusciamo ad appigliarci, insomma, a quello che c'è intorno. Quindi il mio motivo oggi qua è che ho preso un po' di nominativi che non è un avvertimento, è proprio una minaccia, io da domani chiamerò uno per uno per chiedere le spiegazioni di cui ho bisogno e i percorsi che io e le famiglie che rappresento oggi con la mia associazione dobbiamo seguire per non essere lasciati soli, perché comunque effettivamente è un percorso difficile, è un percorso insomma che non ci lascia tanto tempo per fare altro tipo di ricerche, quindi avremmo bisogno di uno sportello, non lo so, io questo volevo capire oggi, molte risposte le ho avute, anche se poco chiare, però insomma sarà mia premura poi preoccuparmi di approfondire e quindi di passare queste informazioni, ripeto, anche alle altre famiglie. Quindi ringrazio ancora una volta la dottoressa Morciano, che mia figlia insomma la conosce ormai da anni, e cercheremo insomma di entrare in questo percorso e quindi di capire, e naturalmente l'obiettivo è anche quello di, come in una normale legge di mercato, fino adesso si è parlato molto di quello che il campo medico offre in questo campo, naturalmente questa offerta si deve concatenare con la domanda, perché insomma se non c'è dall'altra parte, da parte di noi famiglie che siamo spesso assenti, devo dire purtroppo, quello di far capire ai medici, a chi fa la ricerca e tutto quanto, di cosa noi famiglie abbiamo bisogno, insomma è bene che il lavoro venga fatto in sinergia per che sia il più proficuo possibile, questo è quello che penso io da genitore. Grazie a tutti. Ora la versione italiana, versione down. È andata. Allora, mamma di Avent. Buongiorno, io sono Monica Veduto, faccio parte dell'Associazione Italiana Sindrome di X Fragile. Ho tre figli, tutti e tre affetti dalla sindrome, e la mia difficoltà è stata quella di raggiungere la diagnosi. Ci abbiamo messo 10 anni. 10 anni e poi la diagnosi l'abbiamo ottenuta a San Giovanni Rotondo, quando avevamo tre case qui a due passi. Noi siamo di Lecce. Allora, quello che io mi chiedo è, vengono fatti questi convegni, ma da quando io partecipo vedo che siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi. E mi chiedo, perché non ci sono mai i medici di base? Perché non ci sono i pediatri? Che dovrebbero essere loro a indirizzare le persone, a effettuare le ricerche adeguate. Dovrebbero essere loro a indirizzarci nei luoghi giusti per effettuare queste ricerche. Cioè abbiamo perso 10 anni della vita di nostro figlio, che sono tanti. Sono tanti perché sono gli anni nei quali bisogna porre le basi per dare un progetto di vita a questi ragazzi, che
che hanno questa malattia che provoca fondamentalmente una disabilità intellettiva. Quindi lavorare nelle prime fasi della loro vita è fondamentale per assicurare un futuro che possa dare a loro una vita dignitosa e felice, no? E possa anche cercare di inserirli nella società in maniera tale da non essere un peso. Se continuiamo a ragionare sempre nello stesso modo, i nostri figli finiranno sempre nei centri diurni e saranno solo e unicamente un peso per la società. E invece non deve essere così. Per questo io chiedo che, non so come si può fare, cioè cercare di coinvolgere quanto più possibile come platea di queste manifestazioni i medici di base, che sono fondamentali e che non conoscono assolutamente queste patologie, non sanno proprio come indirizzare le persone. Grazie. Chiediamo alla dottoressa Luciano per le conclusioni. Direttrice del congresso, prego. Io e la dottoressa Cadia prenderemo l'impegno personale di risolvere le criticità che sono emerse. Le conosciamo bene, però considerate che sì, è facile colpevolizzare i medici di famiglia, però dovete anche tenere presente che ci muoviamo in un campo che è nuovo. Sicuramente oggi i ritardi di qualche decennio fa non ci saranno, perché più si parla di genetica, più si parla di malattie rare, sono sempre più numerosi i convegni di informazione che si fanno in quest'ambito. Noi siamo una realtà giovane, ma ci vogliamo proporre e imporre sul territorio. Non si può colpevolizzare il pediatra di famiglia che non arriva alla diagnosi, non perché non ne abbia le competenze, perché appunto parlando di situazioni così particolari, così sfumate, a volte non ci si può fermare a riflettere. Non è una scusante, non voglio dire cose diverse da quelle che giustamente le mamme hanno sollevato, però sicuramente lo scenario futuro sarà completamente diverso, anche perché, ripeto, grazie all'avvento, chiamiamolo così, della genetica, noi siamo a disposizione per tutto ciò che può servire. Anche il medico di famiglia ha dei punti di riferimento e tutte le relazioni di oggi sono state proprio, già dal titolo ma anche da quello che avete ascoltato, la necessità di rinsaldare l'alleanza e quindi il lavoro fra il territorio, il malato raro, la famiglia, i servizi. La rete viene fatta dalle persone, la rete ha dei nodi, ha anche delle maglie, per cui noi siamo qua per cercare di risolvere i problemi risolvibili. Cinzia Morciano è anche lei a completa disposizione per tutto quello che riguarda le competenze distrettuali. Quindi superiamo il limite delle difficoltà precedenti, le criticità, ma soprattutto le critiche precedenti, e cerchiamo di essere ottimisti per il futuro. Per qualunque cosa serva, noi siamo qua. Credo che bisognerà lavorare con dei progetti preordinati, degli incontri preordinati, perché se non si stabiliscono dei punti fermi ci disperdiamo in questo mare magnum. Grazie a tutti, credo che ognuno di noi si porterà a casa il ricordo di una bella giornata e sicuramente la serenità che qualcosa in futuro in più riusciremo a fare. Grazie. Cinzia, puoi risalire un attimo, Vito e Antonio per ricevere l'attestato di Teleton.